Buon pomeriggio a tutti, eh, grazie eh, della de vostra presenza, questo è un momento importante perché è il primo evento di in, in parziale presenza ecco, da, da, da tanto tempo, quindi per chi ci sente, da, ci vede da eh, casa, ufficio, eh, qui siamo in una sala con saremo una cinquantina di persone eh, più o meno, quindi è un, insomma, un segnale comunque importante di di ripresa. E, um, cominciamo subito, uh, una brevissima, come di consueto, presentazione dell'associazione, ma molto rapidamente, oramai molti di voi insomma, ci conoscono bene, Ormai siamo sempre 600 soci, anzi dovremmo averlo superato, ogni mese abbiamo 10, tra i 10 e i 20 nuovi iscritti, anche di, di tutti i livelli, da socio sostenitore a grandi aziende nazionali e internazionali, e rappresentiamo tutta la la filiera del, del solare, eh, dall'ultima nostra indagine, eh, circa un miliardo e mezzo è il fatturato accumulato delle aziende socie di Italia Solare, con eh, circa 15.000 persone occupate a tempo pieno. E eh, l'ultimo riquadro a destra, vedete, 15 gruppi di lavoro perché mh, ci teniamo molto ecco, alla nostra diciamo, eh, organizzazione, molto mh, coinvolgente, eh, direi, di, di tutta la base associativa, ricordo appunto ci sono quattro vicepresidenze, ognuna con un tema e le vediamo poi rappresentate oggi nella tavola rotonda, un tema molto pratico, con le varie applicazioni del solare e eh, sotto abbiamo, sotto nel senso proprio così di organigramma chiamiamo, 15 gruppi di, lavori, di lavoro che vanno a interessare tutte le tematiche più attuali del, del settore, quindi eh, davvero riusciamo a, toccare ogni tema di rilievo e la cosa che mi mh, piace sottolineare è la grande partecipazione a questi gruppi, le riunioni eh, sono molto, eh, diciamo, molto partecipate appunto con eh, da, dai 20-30 nel caso Peggiore, ma tantissimi, peggiore, un minore un minor numero di persone, ma molto frequentemente anche più di 100 persone partecipano ai nostri gruppi di lavoro. Ed è una partecipazione molto attiva perché davvero sentiamo il parere di tutti e le nostre posizioni, quando escono, sono davvero un, il, il parere, un parere condiviso da parte di, de, degli associati. E, mh, avrete visto molti di voi. La campagna che abbiamo appena concluso settimana scorsa, concluso sulla carta stampata, va avanti in forma digitale eh, sui falsi miti, i cinque falsi miti contro il fotovoltaico. Credo che in Italia non sia mai stata fatta una campagna così importante dal punto di vista proprio eh, com di comunicazione. È stato un, insomma, un investimento anche per noi eh, importante. Ci abbiamo lavorato tanto e speriamo insomma. È di aver dato il nostro contributo per una corretta informazione. Non è casuale questa, questa uscita eh, in quanto erano mesi che sulla stampa nazionale eh, si ripetevano notizie davvero, a dire anche fastidiose, tanto erano sballate a volte, davvero fuori da ogni ragione. È un po' come per chi ha un po' di esperienza nel solare. Um, mi sembrava un po' di rivivere il 2011, quando c'è stata una campagna tremenda, ogni giorno c'erano articoli contro il fotovoltaico ed erano preparatori, sono stati preparatori al quinto conto energia che ha ucciso il settore. Ora siamo in una situazione analoga, c'è stata una campagna tremenda contro il fotovoltaico, perché? Perché ora qualcuno ha capito che è una fonte concorrente addirittura senza incentivi, che mh, può cambiare anche velocemente un, lo schema energetico di, una, di un paese. Eh, e quindi ecco che c'è chi magari eh, insomma, vuole rallentare questo cambiamento, che è inesorabile, e evidentemente dando notizie eh, false. E, quindi. Eh, i, i, I falsi miti, immagino li avete letti, non stiamo a ripeterli, però sono una sintesi, in realtà ce ne sarebbero stati anche altri, però abbiamo preso quelli un po' più, eh, riteniamo, eh, significativi. La transizione, come ho detto, è inesorabile, va governata, eh, il punto è quello, non è che siamo diciamo, degli avventurieri così che dicono da un giorno all'altro chiudiamo le centrali e eh, tutto si può fare col solare, no, lo sappiamo, però nello stesso tempo non... Tiriamo troppo il freno a mano perché eh, è un danno, poi, per tutti, per il eh, paese, anche dal punto di vista proprio industriale, di occupazione, di sviluppo. Mm. Qui vedete ecco dei motivi per iscriversi a Tele Solare, per chi non lo fosse ancora, e così è l'occasione anche per spiegare un po' come ci muoviamo, cerchiamo appunto, grazie alle nostre attività di eh, essere sempre aggiornati su tutte le questioni politiche e istituzionali che riguardano il fotovoltaico e eh, rendiamo noto ai soci mh, tutto ciò. Mh, partecipiamo ai tavoli istituzionali e tecnici mh, per, per, uh, dire, appunto, per portare avanti le nostre idee, le nostre mh, tesi e eh, siamo organizzati in modo da dare dei servizi di consulenza su questioni tecniche e operative, quindi molto pratiche. Abbiamo un'area di, di, di FAC molto eh, importante, ormai sono molte, molte centinaia, e anche con un sistema online di facile utilizzo proprio per, mh, per chi ha bisogno di, una, di, una, di risolvere un problema. Ecco, invito, queste sono sempre occasioni buone, non, non sempre andate subito a fare la domanda, la domanda al nostro consulente, che è chiaramente disponibile, ma mh, prima invito a, a cercare. Eh, già le risposte, perché ormai sono tantissime le risposte date, quindi probabilmente già molte eh, risposte vengono trovate nel nostro sistema online. Poi, perché se succede, diciamo semplicemente eh, di, di, eh, di, diamo l'indicazione corretta. E, è, è utile diciamo, far parte di Telesolare perché è un'occasione anche di networking come, come questa, a volte abbiamo, fatto, appunto, abbiamo anche organizzato a livello digitale, quando facciamo i, nostri, facciamo i nostri eventi ci sono degli strumenti per poter relazionare, ora si torna, eh, speriamo appunto che questo sia solo un inizio di, di persona è più umano, sicuramente più, è più facile il, il relazionarsi, e il tornare in contatto e eh, fare, avere occasioni di conoscenza reciproca umanamente sempre belle e professionalmente pure Molto utili. Eh, puntiamo molto all'aggiornamento, alla, quindi anche alla formazione, facciamo per i soci degli eventi dedicati su dei temi specifici e um, insomma eh, per noi eh, più siamo, noi ci piace dire più contiamo perché siamo più rappresentativi poi del settore quando si va appunto a parlare ai tavoli che prendono le decisioni. In generale, crediamo appunto che alla fine, eh, grazie a tutto quello che ho appena detto, iscriversi a Italia Solare rappresenti un vantaggio competitivo. Eh, veniamo alla, alla giornata, al pomeriggio eh, odierno. Eh, questo, ecco, vedete il programma. Ora eh, lascerò tra breve la, la parola a Emilio Sani, che illustrerà gli aspetti salienti delle direttive mercati e rinnovabili. Eh, abbiamo poi anche il piacere di, di avere con noi Andrea Gagliani di Arrera che eh, ci spiegherà l'impatto della direttiva mercati sul quadro regolatorio e eh, l'avvocato Germana Cassar che eh, parlerà degli effetti del ricepimento delle direttive UE sui vincoli derivanti dalla pianificazione territoriale locale. Sono tutti temi molto attuali. Eh, i nostri relatori So che sono bravissimi e attenti anche a spiegarli nel modo più semplice possibile, nei limiti del possibile, di de, de, de quelli che sono questi, diciamo, come si articolano questi temi, però sono davvero importanti perché sono la base, poi, davvero, dello sviluppo che abbiamo di fronte per il, per il settore. Ci sarà un breve video del, del nostro sponsor Voltalia e, ehm, e poi una, una tavola rotonda che. Ehm, modererò io, ecco, e avrete così modo anche di conoscere per chi non ha avuto già occasione i quattro vicepresidenti d'Italia Solare. In questa occasione abbiamo pensato proprio di lasciare spazio a, a, agli esperti interni. Abbiamo gli esperti esterni ma abbiamo esperti eh, anche interni perché come vedete i, mh, le persone sono persone mh, come vedete, ve lo dico se non li conoscete, comunque di grande esperienza, ognuno dei quali lavora nel settore, nell'area proprio di competenza, mh, specificatamente, poi molti anche hanno interessi in, nelle aree limitrofe. Però ecco Riccardo Sorichetti, vicepresidente con delega ehm, al regolatorio, quindi tutto il discorso mercati, e, mh, è lui che lo segue in particolare. Andrea Brugnac, delega all'area residenziale. Attilio Piattelli, area industriale e commerciale quindi grandi impianti su tetto, ecco, medio grandi, e Emiliano Pizzini, grandi impianti, principalmente insomma, gli utility scale. E, e poi ecco, ci sarà un momento di, di confronto tra, tra di noi. Io con questo uh, vi ringrazio dell'attenzione e già passo la parola a Emilio Sani. Grazie. Ah, importantissimo, scusate, l'ho detto prima, ma abbiamo la... la la slide è dedicata, grazie in particolare a Voltalia, eh, società internazionale ecco, di, di gestione impianti di Oendem e nostro sponsor, e anche a Key Energy. Eh, che conoscete, Key Energy fa parte appunto di Ecomondo. Che eh, tra l'altro, a fine ottobre, mi pare intorno al 24, c'è la settimana di Ecomondo. E già con l'occasione dico che mh, già l'avevamo anticipato, però, a marzo dell'anno prossimo, Italia Solare. Insieme appunto a, a, a eh, chi diciamo è NGA, siamo fautori insieme del, di un evento nuovo dedicato al solare alla fiera di Rimini, fine marzo, eh, e quindi insomma ne sentirete parlare, ecco, poi ci sarà la, la giusta comunicazione. Però è un evento molto importante, si torna a fare un evento completamente dedicato al fotovoltaico nel periodo primaverile che, primaverile che sappiamo nel nostro settore è un po' quello più importante a livello proprio operativo. Grazie ancora e a te la parola eh, Emilio. Sì, io, mi io a volte poi parlo e mi dimentico le slide successive. Smart conference 19 ottobre, la prossima, sugli accumuli. E, ecco, forum, cominciate a segnarvelo, forum Italia Solare 2021, 1-2 dicembre. Adesso vediamo un po' se c'era qualcos'altro. No, ecco ho terminato. Grazie. <ride> eh, ci penseranno dalla regia, credo, a, a mettere il... o forse Prego, prego. Tieni pure questa funzione, forse mi affresca? Sì, non trovo il cursore, ma si apre qua, infatti, stavo cercando, È sparito il cursore. Dov'è? Tu lo vedi? Io vado col touch, ma non... Eh ma qui non si vede niente. Non Eccolo là. Trovato. Scusate. Perfetto, quindi qui lo trovo. Sani, la seconda. Grazie. Perfetto, grazie mille. E allora adesso farò una presentazione veloce di quelli che sono i punti più importanti dell'attuazione delle direttive mercati e rinnovabili in Italia, attuazione che per la metà di novembre dovrà essere necessariamente conclusa perché se no scade il mandato che è stato dato al governo per fare questi provvedimenti e che cambieranno significativamente il quadro in cui si opera oggi nel settore delle rinnovabili. Parto dalla direttiva FER2 per dire che eh, dopo anni in cui Diciamo c'era l'incertezza se il sistema nel futuro sarebbe stato un sistema in cui la transizione era basata su accordi privati di vendita di energia o su sistemi incentivanti. Mi sembra che, letto l'insieme della direttiva mercati e della direttiva rinnovabili, la strada presa è stata quella di puntare su un sistema incentivante che eh, vada a, a stabilire attraverso aste quella che è la remunerazione degli impianti piuttosto che verso un sistema di contratti di vendita di energia liberi che hanno avuto uno spazio piuttosto limitato nel contesto di questi provvedimenti attuativi. Quindi gli incentivi di fatto sono il cuore del, eh, della, reddit della redditività, il mezzo con cui dovrebbe essere garantita la redditività di questi impianti. Verranno prorogati gli incentivi attuali con un provvedimento che farà il GSE Probabilmente entro fine novembre, e questa proroga dovrebbe essere a esaurimento rispetto a quella che è la capacità che non è stata utilizzata. E dovrebbe essere fino a che non arriva un nuovo, uh, un, uh, un nuovo decreto che stabilisce nuovi incentivi che dovrebbero durare per cinque anni. Quindi ci dovrebbe essere la possibilità con questo decreto che uscirà a maggio del 2022 di avere una visuale di 5 anni con un contingente stabilito per questo periodo quinquennale e eh, un valore degli incentivi che è affidabile in un periodo di 5 anni. Gli incentivi saranno garantiti anche ai potenziamenti e alle riattivazioni, quindi questo per il fotovoltaico dovrebbe ampliare la possibilità di accedere ai sistemi perché oggi potenziamento per il fotovoltaico non è possibile e viene specificato che l'incentivo non supporta soltanto la redditività dell'investimento ma si riferisce alla bancabilità dell'investimento e questo è un concetto abbastanza nuovo che eh, secondo me apre anche al fatto di dire che anche laddove ci possono essere dei sistemi molto convenienti come quello del fotovoltaico in area agricola dove il costo di realizzazione dell'impianto è basso, potrebbe rendersi necessario avere l'incentivo in ogni caso perché comunque bisogna garantire la finanziabilità degli impianti, che eh, con eh, le note eh, variazioni dei prezzi dell'energia potrebbe non essere facile garantire attraverso dei PPA. Per gli impianti grossi, quali sono i principi? Allora, c'è un principio molto nuovo, cioè che per gli impianti grossi il GSE potrebbe fare l'istruttoria già durante la procedura di autorizzazione, per cui tu ottieni l'autorizzazione e praticamente l'idoneità agli incentivi, dopodiché devi soltanto fare l'asta al ribasso, diventa solo una questione economica, ma non più di elegibilità dell'impianto e questo aiuta la bancabilità, perché praticamente tu sai già che puoi presentare il tuo progetto alla banca, se fai un'offerta buona avrai l'incentivo. Poi viene stabilito il principio che va promosso l'accumulo insieme con l'impianto di produzione, che vuol dire che ci saranno o contingenti separati per gli impianti con gli accumuli o premi speciali per gli impianti con gli accumuli. Viene confermato per i grandi impianti il sistema a doppia via, che vuol dire che se il valore dell'energia supera il valore dell'incentivo, devono essere restituiti i soldi in eccesso. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che probabilmente gli incentivi, se le cose vanno avanti... Nei prossimi due o tre anni, come si pensa, diventeranno un sistema attivo per, per quanto riguarda il sistema, non passivo. Cioè ci saranno più i soldi che vengono dal sistema incentivante come remunerazione del servizio di bancabilità rispetto ai soldi che vengono spesi. Quindi l'idea che gli incentivi alla rinnovabili sono un costo probabilmente sarà sbagliata nel, nel prossimo futuro, perché diventa un servizio sostanzialmente pagato con la restituzione del prezzo dell'energia in eccedenza. I contingenti potranno essere anche riferiti a diverse tecnologie, quindi potremmo avere un'asta con insieme eolico e fotovoltaico. E ci sarà la priorità per gli impianti in aree idonee, eh, che eh, vuol dire che se gli impianti sono in aree industriali piuttosto che eh, aree di cava, potrebbero essere davanti rispetto a quelli in aree meramente agricole. E in più ci sarà il cumulo con i benefici del piano di resilienza. Per gli impianti più piccoli. Finisce lo scambio sul posto, si chiude un'era, si passa a una maggiore efficienza nella incentivazione, quindi questo alla fine è una cosa positiva perché aumenterà l'autoconsumo e il ricorso agli impianti di stoccaggio che oggi non era possibile, però appunto, bisognerà che siano salvaguardati gli investimenti, fino al 2025 può andare avanti per gli impianti esistenti, per gli impianti nuovi da maggio 2022 non c'è più lo scambio sul posto. Grossa semplificazione, accesso diretto agli incentivi, che vuol dire che fai l'impianto e dopo chiedi l'incentivo come secondo conto energia, quindi molti meno rischi nell'accesso agli incentivi per i piccoli impianti. Premi accumulo come per i grandi impianti, premi per l'autoconsumo e molto interessante anche autoconsumo a distanza, perché il concetto di autoconsumo viene cambiato nella direttiva rinnovabili e si prevede la possibilità di fare autoconsumo attraverso la linea di distribuzione. E quando si parla degli incentivi non viene scritto che è solo per l'autoconsumo diretto, quindi io presumo che questi incentivi che vengono garantiti sull'autoconsumo possano essere garantiti anche quando si è in un caso di autoconsumo a distanza previsto dalla direttiva rinnovabili. Non viene definito per i piccoli impianti se il sistema incentivante sarà con restituzione dell'eccedenza di prezzo o no, quindi questa è una cosa che adesso dovremmo vedere in fase attuativa. Proposte di Italia Solare sugli incentivi. Allora, prima di tutto, visto che sono il modo con cui deve essere garantita la transizione e non saranno un costo di fatto, bisogna che sia semplificato, meno documenti, i controlli solo entro certi termini e soprattutto se ho fatto un errore poterlo regolarizzare. Se no c'è il rischio che ne non partecipa nessuno a questi incentivi. Vogliamo farli funzionare, facciamoli in modo efficiente e non vessatorio. Quindi questo è il primo punto. Secondo, per l'amianto il sistema del premio non sta funzionando, quindi ci vogliono delle detrazioni fiscali per la rimozione dell'amianto che siano cumulabili con gli incentivi, se no non si riesce a promuovere questo che è fondamentale. Poi va prevista l'accumulabilità degli incentivi e delle detrazioni per lo stoccaggio, perché se finisce lo scambio sul posto e non si aiutano i cittadini a sostituirlo con gli impianti di stoccaggio si va a danneggiare investimenti già fatti e questo non è, non è giusto. E poi è fondamentale comunque garantire l'efficienza del sistema con la massima installazione degli impianti di stoccaggio al posto dei sistemi di scambio sul posto. E poi che ci sia appunto flessibilità, ampliamento agli incentivi a tutte le tipologie di impianti per favorire la concorrenza. I principi in materia invece di procedura di autorizzazione. Allora, ottimo, verrà stabilito entro maggio 2022 uno sportello unico digitale, tutte le domande saranno fatte lì, non c'è più il marasma di regioni che fanno cose diverse una dall'altra e ci sarà un modello unico per tutte le procedure di autorizzazione. Questa veramente, secondo me, è una grandissima semplificazione che supererà molti dei problemi che ci sono oggi. Poi ci saranno criteri nazionali per distinguere le aree idonee e le aree non idonee e sarà rifatto il riparto della potenza fra le regioni per vedere quanti impianti devono essere installati in ogni regione e questo dovrebbe aiutare a superare i blocchi che molte regioni stabiliscono. In tutto questo è previsto che il GSE darà un supporto mettendo a disposizione delle regioni una piattaforma che gli permette di individuare dove sono le aree che a livello nazionale vengono qualificate come idonee. Come vengono scelte le aree idonee? Vengono previste aree compromesse, marginali e abbandonate, incluse superfici agricole non utilizzabili. È un concetto estremamente vago e quindi bisognerà vedere come viene declinato. Quello che sicuramente è un aspetto un po' critico è che si dice che dovranno essere utilizzati parametri di densità che tengono conto della potenza, e questo eh, rischia di introdurre delle inefficienze nel sistema perché. Più è alta la potenza in relazione alla superficie, tanto più è efficiente il sistema. Se invece si vanno a introdurre dei parametri che penalizzano questo, si vanno a privilegiare sistemi inefficienti. E questo sarà fondamentale da considerare. I vantaggi delle aree idonee, che non è vincolante il parere delle autorità preposte alla paesaggistica e che sono previste tempistiche più ridotte. Nella autorizzazione, che vuol dire che viene data la priorità cronologica a quello che è nell'area idonea. Nel transitorio viene previsto che non ci devono essere moratorie da parte delle regioni e quindi che nelle more dell'individuazione comunque devono andare avanti i procedimenti autorizzativi in corso. Poi vengono subito considerate idonee le aree soggette a bonifica. Quali sono le proposte di Italia Solare su questo? Le aree che sappiamo già che sono considerate idonee, cioè le aree industriali, le, cave, le aree di cava, le aree di scarica, i parcheggi, le aree dove sono demoliti edifici, che bisogno c'è di aspettare sei mesi di individuazione da parte del governo e altri sei mesi da parte delle regioni. Diciamo subito che sono aree idonee. È tutto tempo perso quest'anno e un ritardo nel fare rinnovabili che costa un sacco di soldi alle bollette degli italiani. Quindi, queste aree, diciamo subito che sono idonee. Comunque, per la individuazione di queste aree idonee sei mesi per l'individuazione nazionale e sei per quella regionale è troppo. È un costo che non ci si può permettere in questo momento. Abbreviamo questi termini. Poi, più vantaggi per le aree idonee. Dire soltanto che c'è la priorità cronologica e la paesaggistica sembra un po' poco. Andiamo a stabilire che entro certi termini li puoi approvare in procedura semplificata, che invece di una. Studio di impatto ambientale, devi fare soltanto una verifica ambientale. Andiamo a definire che, visto che sono poche queste aree idonee, lì si possa espropriare anche l'area di impianto. Perché eh, nel momento in cui non si possono più fare gli impianti dappertutto, ma ci sono delle aree idonee, è anche corretto tornare a prevedere procedure di esproprio sull'area di impianto. E poi, No, ai parametri di densità, perché introdurre limiti al rapporto fra potenza e superficie, come dicevo prima, favorisce le inefficienze e l'aumento dei costi. Sui PPA praticamente non c'è scritto niente, perché dice solo che viene fatta una bacheca informatica presso il GME e viene prevista una eventuale piattaforma di mercato. Questo più che altro è indicativo del fatto che non è visto come lo strumento principe per la transizione, quello di questi contratti privati. Interessante l'autoconsumo a distanza, cioè il fatto che se un soggetto ha nell'ambito della stessa cabina primaria un punto di consumo e un punto di produzione, è possibile fare autoconsumo. Il problema è che non è definito bene quali sono i vantaggi di questo. Do sicuramente dovrebbero esserci i vantaggi della condivisione, quindi gli 8 euro a megawattora di esenzione del costo di trasporto. Però, visto che si pagano gli oneri di sistema, probabilmente avere degli incentivi maggiorati per l'energia che è autoconsumata in questi sistemi potrebbe essere un, sistema, un modo per dargli un effettivo contenuto e una spinta. Per le comunità, gli incentivi eh, vengono garantiti agli impianti fino a un megawatt delle comunità di energia rinnovabile. Viene permesso di avere fino al 30% degli impianti della comunità, anche impianti esistenti, anche se non è chiaro se in questo caso c'è l'incentivo per gli impianti esistenti che vengono ammessi o no. Eh, temo di no, vedo che. <ride> e poi, per la condivisione, sulla, eh, la condivisione non è più sulla cabina secondaria. Ma è sulla cabina. Eh, non è più sulla cabina secondaria, ma è sulla cabina primaria. Quindi l'ambito dove viene condivisa l'energia è più grande, è molto più facile fare le comunità. E poi c'è la possibilità di scorporare l'energia condivisa dalla bolletta e questo è un modo per dare una effettiva trasparenza ai cittadini che partecipano alla comunità sulla convenienza della partecipazione alla comunità che altrimenti rischia di non, essere, di non essere chiaramente identificabile da parte dei cittadini. Non è chiaro nel sistema se rimane il cumulo con la detrazione fiscale che però è fondamentale per garantire il ritorno economico, quindi noi speriamo che ci sia, e c'è il cumulo... Degli incentivi per la comunità con gli incentivi del piano di resilienza che garantiscono finanziamenti agevolati fino al 100% per i comuni fino a 5.000 abitanti. Nella partecipazione della comunità non ci sono più i vincoli per cui soltanto chi è nella cabina secondaria può partecipare alla comunità, viene solo previsto che il potere di controllo, cioè quindi diciamo, chi partecipa alla governance della comunità. All'interno della comunità deve essere di cittadini, eh, enti al terzo settore, piccole imprese e enti locali dei comuni dove sono gli impianti. Saranno quindi possibili grandi comunità che avranno eh, la partecipazione di soggetti dei vari comuni dove sono situati i vari, i vari impianti e questo garantirà quel risparmio di scala che oggi non era possibile nei sistemi di comunità. Quindi comunità più vaste, risparmi di scala, possibilità di avere più impianti e più ambiti di condivisione dell'energia all'interno della stessa comunità, sicuramente creando un'efficienza notevole nel sistema della comunità. Le proposte di taglia solare sulle comunità manca la parte del finanziamento oggi, però senza finanziamenti una ONLUS, un ente del terzo settore, non riesce a fare niente. Quindi bisogna trovare le soluzioni. Le nostre proposte sono accesso ai fondi di garanzia delle piccole e medie imprese, e eh, la possibilità di far partecipare soci e finanziatori che non partecipano alla governance, ma che hanno solo la possibilità di entrare dando un contributo economico senza partecipare alla governance. Poi è fondamentale mantenere il cumulo di detrazioni fiscali e incentivi per l'adeguato ritorno economico dell'iniziativa. Direttiva mercati. Gli accumuli. È previsto finalmente un piano pluriennale che garantisca l'adeguata dotazione di accumuli che è necessaria per la transizione energetica. Quindi ci sarà una pianificazione da parte di Terna, viene separata la proprietà e la gestione degli, degli impianti, ci saranno aste di Terna per la realizzazione degli impianti e poi procedure gestite con il gestore dei mercati energetici che riguardano l'allocazione poi dei gestori de, de, delle capacità di servizi di questi impianti messi a disposizione. Terna subentrerà nella realizzazione degli impianti nel caso, che speriamo non succeda assolutamente, che queste aste falliscono. Contatori intelligenti. Entro il 31 dicembre 2024 l'80% dei clienti deve avere contatori smart. È fondamentale perché senza quello non si riesce a valorizzare i prezzi ridotti delle rinnovabili nelle ore centrali della giornata. Entro il 2031 tutti devono avere contatori intelligenti. E molto importante, secondo me, viene previsto che i dati sull'energia immessa devono poter essere messi su interfaccia standard o con accesso a distanza, che vuol dire che si può veramente lavorare sui dati. E poi, anche questo secondo me è importantissimo, diritto di chiedere a pagamento subito un contatore intelligente, perché questo permette di eh, avere i contratti dinamici, perché se io anche non ho il contatore intelligente e lo chiedo e me lo faccio installare, posso aderire a dei contratti che vanno a valorizzare il consumo dell'energia che faccio nelle ore centrali in cui si, si produce energia da rinnovabili a prezzo più basso. Quindi eh, questo permette di dare un significato al diritto di concludere un, un contratto a prezzo dinamico, cioè un contratto che riflette il minore valore dell'energia nelle ore in cui l'energia è prodotta dalle fonti, dalle fonti rinnovabili. Poi viene previsto il graduale superamento del prezzo unico nazionale, che oggi è un ostacolo a, sia ai contratti a prezzo dinamico, perché tu non hai riflesso nel prezzo quella che è la situazione della zona, in cui eh, eh, consumi l'energia, sia ai contratti di PPA perché eh, c'hai dei meccanismi di perequazione fra il prezzo nazionale e il prezzo di zona che rendono molto rischioso fare i PPA. Quindi questo è previsto un graduale superamento, speriamo sia prima possibile. Poi eh, c'è la possibilità di stabilire tariffe di rete più convenienti se si consuma l'energia nelle ore di maggiore produzione con riduzione della quota fissa in bolletta. Questo noi riteniamo che in realtà, più che una possibilità, dovrebbe essere una cosa da fare necessariamente, però al momento è scritto solo possibilità. Viene poi previsto di nuovo la possibilità di fare i sistemi di distribuzione chiusi che dal 2009 non si potevano più fare. Non viene chiarito, però, qual è il regime economico, cioè se l'energia all'interno del sistema di distribuzione chiuso è esente o meno eh, dagli oneri. Quindi, questo è un tema su cui sarà bene fare chiarezza in un senso o nell'altro, però. Poi, viene semplificato quelli che sono i sistemi di autoconsumo, perché eh, l'autoconsumo fra società del gruppo e eh, l'autoconsumo diretto vengono sostanzialmente equiparati semplificando anche tutte quelle definizioni che c'erano in materia di autoconsumo. Ci sono poi le comunità dei cittadini che sono diverse alle comunità rinnovabili di cui parlavo prima perché non sono legate ad ambito locale, non sono legate al fatto di utilizzare fonti rinnovabili e quindi diciamo, hanno un potenziale areale di applicazione più vasto. Queste sono aperte alle persone fisiche, agli enti no profit e agli enti pubblici, a differenza delle comunità di energia rinnovabile, al momento non è prevista la partecipazione delle imprese. Queste comunità dei cittadini hanno una condivisione dell'energia prodotta a livello di materia prima energia, quindi del valore dell'energia di mercato all'interno della zona di mercato. Poi hanno i vantaggi, se condividono l'energia all'interno della cabina primaria, del fatto di non andare sulla rete di trasmissione, quindi un risparmio. Insomma, sugli 8-7 euro a megawatt, che è quello attualmente dei costi di trasmissione. Viene prevista la possibilità per queste comunità dei cittadini di avere reti di distribuzione. Ma viene specificato che saranno pagati gli oneri di sistema sull'energia distribuita all'interno. E viene poi previsto che. Eh, si andranno a valorizzare rispetto all'energia che viene condivisa in ambiti locali da queste comunità dei cittadini i minori costi che questa aggregazione dei cittadini nel consumo e nella produzione di energia può dare rispetto. Al sistema elettrico e ai servizi sul, sul, ancillari sul mercato elettrico. Quindi questo potrebbe essere un ulteriore beneficio che si va a sommare rispetto all'esonero dei costi di trasporto se tu sei nell'ambito della, della comunità. Quindi diciamo che queste comunità i cittadini, secondo me, sono molto interessanti, soprattutto adesso che eh, l'energia costa molto. Eh, quello che sarà fondamentale però sarà eh, garantire che effettivamente si riesca a permettere uno scorporo del valore dell'energia, valore materia prima energia, per i cittadini che partecipano a queste comunità, altrimenti i meccanismi rischiano di diventare troppo complessi e di non trasferire adeguatamente i vantaggi. Il distributore ha un nuovo ruolo perché si approvvigionerà di servizi anche a livello locale e quindi farà un po' il ruolo che oggi fa Terna nell'approvvigionarsi di servizi su MSD, un po' questo ruolo sarà trasferito anche al distributore, e verrà eh, sperimentato un autobilanciamento delle posizioni a livello locale, che dovrebbe aiutarsi ad arrivare al modello eh, europeo, dove il produttore e il consumatore attraverso il grossista bilanciano fra di loro le posizioni, un modello che secondo me con lo sviluppo delle rinnovabili è molto più compatibile di quello attuale centralizzato. Proposte di Italia Solare, con questo concludo. Bisogna evitare che se c'è un fallimento di mercato da parte di Terna nelle aste, Terna poi realizzi direttamente gli stoccaggi, perché questo secondo me non è il miglior stimolo per fare bene queste aste. Non, bisogna fare in modo che eh, il ruolo eh, sia un ruolo indipendente e senza conflitti di interesse. Bisogna poi evitare che eh, sia allargato troppo il concetto dei componenti integrati nella rete, perché potrebbe essere un modo per eludere il divieto da parte del distributore e dell'ente di trasmissione di gestire in proprio gli stoccaggi. Più mercato vuol dire prezzi più bassi. Quindi assolutamente bisogna evitare questo. Poi eh, bisogna consentire ai consumatori di avere accesso non solo ai propri dati, ma anche a dei dati aggregati che gli permettano di ricevere dei, dei servizi da parte delle società di servizi energetici eh, che eh, tengono conto eh, non solo del loro comportamento, ma della situazione della rete e che quindi possono valorizzare anche alcuni servizi verso le reti. E poi, importantissimo, come dicevo prima, la tariffazione dinamica perché bisogna fare tutto il possibile per il demand response per spostare i consumi nelle ore di produzione rinnovabile, perché questo garantisce l'uso del 100% dell'energia rinnovabile prodotta e l'abbassamento dei prezzi, perché se tu consumi nelle ore di produzione rinnovabili nei prossimi anni in cui ci sarà tanta produzione rinnovabile avrai una forte riduzione della spesa energetica. Basta, poi il rafforzamento dell'unbundling sarà necessario per i nuovi compiti e meccanismi più trasparenti per la selezione sui mercati dei servizi delle offerte, perché oggi vediamo. Che il, le unità decentrate che partecipano a meccanismi come l'UVAM o altri eh, meccanismi dove partecipano agli stoccaggi non sono chiamati quasi mai a dare i servizi da parte di Terna. E questo invece è fondamentale che avvenga, se no rimane solo sulla carta questo decentramento. Grazie mille, arrivederci. Do una mano. Prima ero io. volta ci metto un po'. Eccolo lì. Ok. Ah no, no, ma leva, ma... Mi <ride> cercavo. Va bene, perdono. Prego. Grazie. Sto cercavo la presentazione. Grazie, grazie. Buon pomeriggio a tutti. Io non ho preparato slide perché volevo impostare questo intervento più sulla base di spunti di riflessione, anche riprendendo e commentando alcuni aspetti che già sono stati presentati nell'ambito dell'intervento precedente. Quindi cerco anche di ricollegarmi alla presentazione di prima, che ha dato già un inquadramento generale su quelle che sono le più importanti novità dei decreti legislativi di recepimento delle due direttive. Vorrei focalizzare in particolare l'attenzione su quattro punti che mi sembrano quelli di maggiore importanza. Il primo punto riguarda lo sviluppo ordinato ed efficiente delle fonti rinnovabili. Il secondo punto riguarda lo sviluppo ordinato ed efficiente dei sistemi di accumulo, che va visto ovviamente in modo fortemente correlato al primo. Il terzo punto riguarda la migliore, la più proficua integrazione delle fonti rinnovabili e degli accumuli nel sistema elettrico, in modo tale che il sistema elettrico si possa avvalere sempre di più di queste nuove tecnologie. E il quarto punto riguarda la razionalizzazione, il completamento, ma anche la semplificazione della normativa afferente al mondo dell'autoconsumo, sia esso individuale, collettivo o nell'ambito delle comunità energetiche. Il tutto ovviamente tenendo conto che occorre raggiungere gli obiettivi sfidanti europei al 2030 e anche successivi. Vediamoli quindi uno per uno. Partiamo dal primo, sviluppo ordinato ed efficiente delle fonti rinnovabili. Ordinato ed efficiente vuol dire che alla luce degli sfidanti obiettivi europei non basta più promuovere in generale le fonti rinnovabili ma occorre fare in modo che la loro promozione sia vista in modo integrato con gli aspetti autorizzativi e con gli aspetti correlati allo sviluppo delle reti elettriche a cui questi impianti dovranno essere connessi. Serve quindi di fatto unificare vari ambiti e vari punti di vista, quello degli enti autorizzanti, perché occorre discutere fin dall'inizio dove questi impianti possono essere realizzati da qui ai prossimi anni. Occorre tener conto del punto di vista dei gestori delle reti, non soltanto Terna ma anche le imprese distributrici, in modo tale che lo sviluppo delle reti sia coerente con lo sviluppo delle fonti rinnovabili. Coerente non soltanto dal punto di vista geografico, spaziale, ma anche dal punto di vista delle tempistiche, temporale quindi. È una coerenza nel senso più ampio del termine. E infine bisogna tener conto del punto di vista dei produttori che evidentemente potranno realizzare questi impianti dove è disponibile la fonte rinnovabile, tanto più le fonti aleatorie, eoliche e solare che sono quelle su cui si fonda lo sviluppo delle fonti rinnovabili in Italia. Sicuramente guardando lo schema di decreto legislativo di recepimento della REDA 2 si nota che alcune di queste considerazioni emergono. C'è il tema delle aridone, è già stato richiamato prima che sicuramente è un tema rilevante da questo punto di vista. Potrebbe però essere opportuno rafforzarlo ulteriormente, introducendo anche una correlazione tra queste tematiche, quindi di concertazione ampia tra ente autorizzante, gestore della rete e produttori, con gli strumenti di incentivazione. Queste considerazioni sono già state presentate dall'autorità negli anni passati addirittura i tempi della costruzione del decreto ministeriale che poi è diventato 4 luglio 2019, che porterebbero quindi a dire che sarebbe opportuno definire dei contingenti, almeno per le aste incentivanti, quindi almeno per gli impianti di maggiore taglia, differenziati per aree geografiche, che tengano conto ovviamente anche dei risultati dell'individuazione delle aree idonee. Questo darebbe sicuramente un segnale ancora più forte agli sviluppatori di fonti rinnovabili nel realizzarli dove effettivamente la loro presenza potrà essere più sostenibile e più garantita anche sul breve periodo, quindi in modo concertato con l'ente autorizzante e coerente con lo sviluppo delle reti elettriche. Questo andrebbe nella medesima direzione che sembra intrapresa dal decreto legislativo ma indubbiamente la rafforzerebbe perché darebbe agli investitori dei segnali ancora più evidenti ed espliciti. Ovviamente queste procedure concorsuali saranno scaglionate nel tempo e quindi i loro contingenti ragionevolmente differenziati per area geografica potrebbero essere definiti anche in modo coerente rispetto al tempo, cioè facendo in modo che gli impianti alimentati dalle rinnovabili si realizzino non soltanto dove è più facile, più possibile in termini autorizzativi e di rete, ma anche nei tempi coerenti con ciò che serve all'ente autorizzante e con ciò che serve ai gestori di rete per sviluppare le reti elettriche. Ricordando che lo sviluppo delle reti elettriche richiede inevitabilmente le proprie tempistiche. Quindi, questo è un po'. Un primo messaggio, l'importanza di uno sviluppo ordinato e coerente delle fonti rinnovabili in termini spaziali e temporali. Il secondo tema è lo sviluppo ordinato e coerente dei sistemi di accumulo. Come scritto chiaramente nel PNIEC, i sistemi di accumulo sono elemento necessario per il raggiungimento degli obiettivi al 2030, soprattutto in un contesto quale quello nazionale in cui le nuove fonti rinnovabili sono aleatorie. Sviluppare gli accumuli in modo ordinato e coerente vuol dire una pluralità di cose. Innanzitutto, dato che l'attuale mercato energy only non è sufficiente allo scopo, innanzitutto occorre definire degli strumenti che facciano sì che gli accumuli, anche gli accumuli di elevata capacità, possano essere effettivamente realizzati da soggetti terzi, terzi rispetto al gestore di rete, che auspicabilmente non dovrebbe intervenire in questa attività. Quindi servono innanzitutto degli strumenti che facciano in modo che soggetti terzi effettivamente riescano a realizzare sistemi di accumulo. Dovrebbero essere degli strumenti ovviamente efficienti, di mercato, ad esempio basati su procedure concorsuali che selezionano le iniziative più efficienti e a seguito dei quali nascono dei contratti di remunerazione a lungo termine che consentano quindi proprio la copertura dell'investimento effettuato e questo rileva per la realizzazione dei sistemi di accumulo. Ovviamente anche queste procedure concorsuali, queste aste dovrebbero essere calibrate in quantità tenendo conto della parallela evoluzione delle fonti rinnovabili. Quindi anche la realizzazione degli accumuli dovrebbe accompagnare in termini geografici e spaziali l'evoluzione delle fonti rinnovabili con le medesime tempistiche, in modo coordinato, cioè non ragionando a compartimenti separati. Non basta però non basta realizzare i sistemi di accumulo. Una volta che sono realizzati devono essere utilizzati nel modo più efficiente, soprattutto per fare time shifting, che è molto rilevante se la fonte rinnovabile nuova è aleatoria, ma anche già che ci sono per servizi ancillari, dato che gli accumuli ben si prestano a entrambe le finalità. Anzi, più si massimizzano le modalità di utilizzo degli accumuli e più il loro impiego diventa a tutti gli effetti efficiente. Per questa finalità, cioè quella di ottimizzare l'utilizzo dei sistemi di accumulo, ben si presta una seconda procedura concorsuale che consiste sostanzialmente nel far sì che i sistemi di accumulo vengano gestiti da soggetti terzi rispetto a chi le, realizzi, rispetto a chi le realizza sulla base dei segnali di prezzo che si formano sui mercati. Teoricamente il loro utilizzo efficiente dovrebbe venire proprio dai segnali di prezzo. Ecco perché nel decreto legislativo, in modo condivisibile, compare un articolo, l'articolo 18, che sembra dare un impulso significativo in tal senso verso uno sviluppo ordinato e coerente dei sistemi di accumulo, con particolare riferimento, quell'articolo quantomeno, agli accumuli di elevata capacità. Quindi potrebbe essere importante questo articolo perché sembrerebbe effettivamente porre le basi corrette verso uno sviluppo ordinato ed efficiente di questi sistemi. È un ITER che va poi sviluppato, serviranno decreti attuativi, servirà la regolazione da parte dell'autorità, serviranno le aste da parte di Terna e GME secondo le modalità indicate nell'articolo stesso, però appare, appare molto importante e interessante al riguardo. Terzo punto, l'integrazione delle rinnovabili e degli accumuli nel sistema elettrico. Questo in realtà è un work in progress, è un'attività che l'autorità ha già avviato da tempo. Sono già in corso delle sperimentazioni, ai sensi della delibera 300 del 2017, che hanno l'obiettivo di preparare il terreno per il sistema elettrico del futuro, in cui ci saranno meno impianti termoelettrici. E in cui le risorse per i servizi ancillari dovranno provenire dalle altre unità, siano esse le unità rinnovabili, siano esse le unità di consumo, sia essa la generazione distribuita e i sistemi di accumulo, che quindi rientrano anche qui. Questo è un work in progress che viene ripreso e rafforzato nelle bozze dei decreti legislativi, di fatto quindi accompagnando un percorso che è già in essere. Così come la direttiva 944 del 2019 focalizza l'attenzione soprattutto sul tema nuovo, non precedentemente trattato a livello europeo, cioè quello dei distributori, allo stesso modo così appare il decreto legislativo di recepimento, che focalizza di più l'attenzione sull'evoluzione del ruolo del distributore, non perché è l'unico che conta, ma perché è quello che mancava nel quadro normativo anche nazionale. Per quanto riguarda l'evoluzione del ruolo del distributore, sia come facilitatore per i servizi globali, quelli di Terna, sia come acquirente per servizi locali, l'autorità ha recentissimamente avviato una sperimentazione all'inizio di agosto del 2021 con la delibera 352 che ha proprio questo obiettivo, capire quali sono i servizi locali di cui hanno bisogno i distributori, con quali caratteristiche tecniche, con quali fabbisogni anche in chiave prospettica, in modo tale da costruire una regolazione che consenta ad essi di reperire le risorse nel modo più efficiente possibile da soggetti terzi, quindi non presso se stessi, ma da soggetti terzi, utilizzando i clienti e i produttori connessi. Alle proprie reti. Ovviamente il tema dei distributori è un po' più complesso, innanzitutto perché è tutto da esplorare, tutto da costruire, e poi perché le reti locali di distribuzione possono avere delle peculiarità diverse. È molto diverso gestire una rete locale cittadina rispetto a reti di distribuzione in campagna dove magari c'è tanta produzione e poco carico, quindi vanno distinte le diverse fattispecie. Quindi questo è un work in progress che i decreti legislativi di riferimento consolidano e rafforzano, ma nella medesima direzione già intrapresa. Quarto e ultimo tema, semplificazione, completamento e razionalizzazione, tutte e tre le cose, del mondo dell'autoconsumo. Vediamolo quindi un attimo più nel dettaglio. Per quanto riguarda l'autoconsumo individuale, Appare un'indubbia semplificazione rispetto alle tante sparpagliate definizioni oggi vigenti. Compare nel decreto legislativo che recepisce la direttiva mercati una sola nuova definizione di sistema semplice di produzione e consumo. Questa è un'indubbia semplificazione rispetto alla situazione attuale. Quello che ha chiesto l'autorità nella propria memoria recentemente pubblicata sul, sul sito internet dell'autorità è che sia meglio specificata in questa nuova unica definizione la contiguità territoriale tra unità di consumo e unità di produzione e questo per non far venire meno, per non vanificare il concetto fisico di autoconsumo. E inoltre si è richiesto di meglio specificare che questa nuova definizione certo nasce con l'obiettivo di sostituire le preesistenti, ma allo stesso tempo non può far venire meno eventuali diritti maturati in passato da definizioni precedenti, qualora non già reinglobate in quella nuova. Quindi questa è un'indubbia semplificazione. C'è poi il tema dei sistemi di distribuzione chiusi, dove sostanzialmente... Il decreto legislativo pone le basi per il mantenimento dell'attuale regolazione già definita dall'autorità, consentendo la realizzazione di nuovi SDC. C'è anche un argomento di razionalizzazione in merito agli SDC, ove si parla della subconcessione, nel senso che questi sistemi vengono di fatti inquadrati nel più ampio concetto della concessione che come sappiamo in Italia è riferita all'intero comune, quindi in ogni comune, diceva il decreto Bersani, ci può essere un solo distributore. Il gestore di un SDC è esso stesso un distributore, con la subconcessione viene di fatto reinquadrato nel quadro giuridico originario del decreto Bersani e quindi indubbiamente in un contesto più ordinato e in quanto tale più efficiente. Ricordiamoci che gli SDC sono delle realtà particolari, sostanzialmente porte, aeroporti, aree commerciali o industriali, aree cioè dove l'eventuale rete privata ha motivo di nascere. Privata vuol dire realizzata da soggetti terzi rispetto ai distributori concessionari: ha motivo di nascere perché ci sono esigenze tecniche speciali. Esempio, una maggior sicurezza un pronto intervento più sfidante, più attivo, cose tipiche di poli industriali piuttosto che di porti aeroporti, non tanto di quartieri residenziali per i quali, dice l'Europa, non vale la definizione di SDC. Infine c'è tutto il tema dell'autoconsumo collettivo e più in generale delle comunità energetiche. È vero che ci sono delle differenze tra comunità rinnovabili, comunità di cittadini, è vero che ci sono differenze tra autoconsumo collettivo rinnovabile piuttosto che i jointly active customer della direttiva mercati. Si legge però anche dai decreti di recepimento un tentativo di allineare il più possibile queste fattispecie che tuttavia sono nate diverse nelle direttive europee. Però si vede che c'è un tentativo di armonizzazione e di convergenza che potrebbe essere il punto di partenza che consentirà all'autorità di definire un unico strumento regolatorio che possa quindi trovare applicazione per tutte queste diverse fattispecie. Il tema in merito a queste realtà che l'autorità ha messo in evidenza nella propria memoria recentemente pubblicata è il tema delle reti. La direttiva europea, nel caso delle comunità, consente allo Stato membro di valutare la possibilità che queste realtà effettuino anche la distribuzione elettrica e aggiunge che qualora lo Stato membro faccia questa scelta, quel soggetto che gestisce una piccola rete elettrica è un distributore a tutti gli effetti e quindi svolge quell'attività coerentemente con le direttive europee. È una facoltà però questa, non un obbligo per lo Stato membro. La posizione che l'autorità ha sempre sostenuto in merito riguarda la scarsa opportunità che questa facoltà sia concessa e recepita nello Stato membro, sostanzialmente per due motivi. Il primo è che appare poco efficiente che possano essere realizzate e gestite reti elettriche di così piccola dimensione ed estensione territoriale in modo meno costoso rispetto a reti elettriche più estese. Sicuramente non riusciranno ad avere le medesime economie di scala e ragionevolmente ci si aspetta costi decisamente superiori. Questo è il primo motivo. Il secondo motivo è legato al, al proliferare di concessioni e sub subconcessioni senza limiti, cioè non solo come gli SDC in ambiti dove possono avere un senso tecnico, ma potenzialmente ovunque. Questa potrebbe essere fonte di un'ulteriore inefficienza legata proprio alla frammentazione non solo delle reti ma anche delle loro modalità di gestione da cui deriva la perplessità manifestata dall'autorità in merito. Infine, ultimo elemento su cui soffermo l'attenzione, avrete notato che rispetto al decreto legge 162-19 che faceva coincidere L'energia condivisa con l'autoconsumo esteso. Ora in questi decreti di ricepimento i due concetti si separano. Da un lato c'è la condivisione, che assume quindi valenza commerciale, che si estende fino alla zona di mercato, dall'altro c'è la valorizzazione dell'autoconsumo esteso, che può essere una sottoparte, un sottoinsieme della più ampia energia condivisa. Insomma, un conto è l'energia condivisa che può avere valenza commerciale, un conto è l'energia autoconsumata che per essere valorizzata come tale deve evidentemente avere la connotazione fisica dell'autoconsumo, il che indubbiamente richiede un perimetro geografico molto più ristretto perché altrimenti non c'è nemmeno la condizione fisica dell'autoconsumo. Ecco perché lì compare il sito. Ecco perché compare l'edificio, il condominio, ecco perché compare per le comunità energetiche la cabina primaria e non oltre. Infine, l'ultimo elemento positivo che emerge è che la costruzione di questi decreti legislativi appare consentire l'implementazione anche a regime del modello regolatorio virtuale che è in corso di applicazione transitoriamente in questa fase e che secondo l'autorità appare interessante e benefico ed efficiente per tanti motivi. Uno, perché non richiede la realizzazione di reti o smart meter o addizionali rispetto a quello che già c'è. Due, perché consente di mantenere diritti e doveri di ciascuno senza modificare niente. Terzo, perché è flessibile, consente a chiunque di entrare e uscire senza impedimenti e senza barriere di alcun tipo. Quindi appare appunto positivo e favorevole il fatto di poterlo continuare ad applicare anche per il futuro. Questi secondo me sono i temi più più interessanti e con questo vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. 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 grazie per il eh, Grazie ad Andrea Galliani di Arera per l'interessantissimo intervento, direi quelli da sbobinare, nel senso che davvero ci ha dato una presentazione estremamente eh, chiara e completa di tutti i temi che, che, eh, che abbiamo di fronte. Siamo davvero in un momento straordinario del cambiamento del sistema energetico nazionale. E andiamo avanti eh, con l'avvocato Germana Cassar di eh, L.A. Piper. Prego eh, Germana, a te la parola. Buongiorno a tutti, allora, io mi occuperò eh, di una questione molto specifica e anche molto tecnico-giuridica, perché eh, è importante eh, capire se effettivamente queste modifiche che sono state introdotte eh, nello schema di decreto poi effettivamente possono superare le problematiche che stiamo vedendo oggi. Eh, Ehm, riscontrare eh, nello sviluppo delle fonti rinnovabili perché eh, sappiamo molto bene che eh, per carità sulla carta eh, parliamo di eh, promozione rinnovabili eh, però poi dopo eh, quando andiamo a, a cercare di ottenere un'autorizzazione eh, chiaramente eh, i blocchi eh, soprattutto derivanti dal, dalla sovrintendenza o comunque dagli enti eh, preposti alla tutela del paesaggio sono costanti. Eh, quindi è importante eh, capire se effettivamente le modifiche, quindi le aree idonee, eh, sono sufficienti eh, e, e la regolamentazione così come oggi eh, ci viene presentata è sufficiente per appunto, andare a superare eh, questi famosi blocchi e quindi poi non trovarci anche sulle aree idonee ad avere eh, uno scontro con i soliti enti. Eh, per verificare se effettivamente queste regole introdotte al nuovo decreto sono sufficienti bisogna necessariamente fare un passo indietro e verificare che cosa c'è oggi a livello perché non ha funzionato il sistema delle aree non idonee. E ehm, a nostro avviso... Adesso... Ok. Che cosa quindi non ha funzionato? Allora noi sappiamo che, e, e, e lo leggiamo nell'articolo 12 del decreto legislativo eh, 387, lo leggiamo anche nelle linee guida nazionali, che i principi sono principi di liberalizzazione, massima diffusione delle fonti rinnovabili, sappiamo anche che ehm, abbiamo un modello autorizzativo puro, quindi non una concessione, e sappiamo che... La nostra autorizzazione è svincolata in teoria dalla pianificazione territoriale perché l'articolo 12 lo dice chiaramente che gli impianti possono essere realizzati, ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e sappiamo anche che addirittura l'autorizzazione unica costituisce variante allo strumento urbanistico. Quindi in teoria lo strumento urbanistico non dovrebbe bloccare l'autorizzazione unica e invece eh, noi sappiamo bene eh, che non è così perché non è così perché in realtà eh, i principi eh, che eh, sono stati eh, inseriti sia nel decreto legislativo e anche eh, 387 e anche il 28 sia poi nelle linee guida nazionali, in realtà sono stati utilizzati in modo distorto dalle regioni. Noi eh, sappiamo che con l'articolo 17 eh, delle linee guida nazionali eh, lo Stato ha eh, consentito alle regioni l'individuazione delle aree non idonee e eh, ha anche previsto che eh, l'individuazione doveva tenere conto della pianificazione paesaggistica. Quindi ha espressamente citato la pianificazione paesaggistica. Sappiamo anche che le regioni, quindi quello che non ha funzionato è che le regioni di fatto non hanno... Ehm, non hanno utilizzato eh, le proprie competenze nel rispetto della competenza legislativa concorrente, cioè vale a dire che possono individuare le aree non idonee, ma nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti a livello nazionale dallo Stato italiano. Abbiamo anche visto che non ha funzionato perché c'è stata una strumentalizzazione della pianificazione territoriale paesaggistica, quindi c'è stato un utilizzo di questo strumento eh, in modo così eh, eccessivo. E poi sappiamo anche che eh, l'altro tema è che non ha funzionato perché, eh, perché molti rigetti eh, si sono fondati in realtà su valutazioni eh, inesistenti, quindi pareri famosi, generici, apodittici. L'impianto si vede, ci viene detto, ma per forza si vedrà. Cioè, gli impianti invisibili sono difficili da realizzare. Però diciamo che eh, di fronte a questa normativa eh, particolarmente stringente la Corte Costituzionale e anche i giudici amministrativi hanno cercato di raddrizzare il tiro. È molto recente la sentenza sulla legge regionale toscana che ha eh, appunto dichiarato incostituzionale eh, la legge regionale proprio perché introduceva dei divieti assoluti generalizzati, cioè il fatto di dire eh, sono vietati tutti gli impianti fotovoltaici superiori a una certa potenza, quello per la Corte Costituzionale. È incostituzionale, è un divieto assoluto generalizzato, quindi non può essere introdotto a livello regionale perché va proprio a violare ehm, quei principi generali, fondamentali, che sono stabiliti a livello eh, nazionale. Ehm, e che devono essere eh, assolutamente eh, seguiti eh, dalle regioni perché siamo nell'ambito sempre di una competenza legislativa concorrente. Quindi lo Stato fissa i criteri, le regioni li devono applicare e non possono derogare. Lo stesso vale per i giudici amministrativi che eh, molto spesso eh, hanno ritenuto eccessiva una certa... Eh, qualificazione di un terreno come, come non idoneo. Adesso, io qui ho citato una serie di sentenze eh, della Corte Costituzionale che proprio eh, eh, mh, eh, censurano questa modalità eh, di intervento da parte delle regioni e quindi effettivamente diciamo, eh, l'attività della regione e degli enti rispetto eh, a queste limitazioni e a questi divieti è stata comunque eh, oggetto di diverse eh, pronunce eh, giurisprudenziali. Eh, infatti anche recentemente il Tar Campania, il Tar Basilicata hanno chiarito che eh, l'illegittimità dei provvedimenti regionali che dispongono di vieti di realizzazione a nuovi impianti attraverso meccanismi di aree buffer, eh, distanze minime da beni tutelati, beh, eh, sotto l'occhio di tutti la, la legge regionale Basilicata che ha fissato delle aree buffer eh, incredibili. Eh, particolarmente estese. Eh, quella non è ancora, sfortunatamente, non è ancora davanti alla Corte Costituzionale, però eh, magari ci arriverà attraverso qualche eh, azione davanti al giudice amministrativo, quindi, con, eh, quindi non possono essere divieti assoluti le aree. Comunque, anche se un'area non è un'area idonea, quindi non è mai un'area dove in assoluto non si può realizzare l'impianto. Ci vuole sempre comunque una valutazione in concreto del progetto. Quindi sono questi i principi stabiliti eh, a livello giurisprudenziale. Poi comunque se siamo davanti a un giudice vuol dire che le regioni hanno fatto tutt'altro. Quindi vuol dire che eh, effettivamente ci sono stati eh, dei forti scontri. Eh, con il territorio per realizzare queste iniziative. Eh, quello che però vi voglio dire oggi è eh, rappresentare una questione secondo me eh, molto importante e che a mio avviso deve trovare una collocazione. A in questo nuovo decreto, perché altrimenti ritorniamo a discutere sulla stessa questione. Ritorniamo che le regioni possono fare quello che gli pare, ritorniamo che è inutile parlare di aree idonee e non idonee, cioè ci bloccano comunque, <ride> quindi poi per carità magari non ci bloccano su un edificio, ok, però su un'area agricola per esempio, eh, sì, oppure, eh, oppure perché no, anche su un edificio, se, se è in una zona vincolata. E allora questo equilibrio no, che avevamo raggiunto è recentemente messo in discussione eh, dalla eh, pianificazione eh, paesaggistica, quindi si discute appunto dei rapporti tra pianificazione paesaggistica e localizzazione di impianti rinnovabili. E il caso emblematico è quello della Puglia, dove in Puglia sappiamo che eh, c'è una regolamentazione sulle aree non idonee, che è addirittura di dieci anni fa, e recentemente, recentemente cinque anni fa, però comunque è recentemente, eh, è stata ehm, approvata eh, la pianificazione paesaggistica, il PPTR, eh, uno strumento eh, quindi eh, regionale di piano dove però eh, sono state introdotte eh, delle misure di salvaguardia che hanno di fatto eh, bloccato tutti gli impianti ovunque in qualunque zona. Okay. Perché hanno non solo introdotto delle misure di salvaguardia vietando qualunque tipo di trasformazione del suolo, ma hanno consentito alle, ai comuni in sede di adeguamento di adottare una pianificazione urbanistica ancora più restrittiva, introducendo, non so, coni visuali piuttosto che eh, altre forme di eh, tutela del paesaggio eh, che fanno sì che <ride> da nessuna parte praticamente è consentito realizzare queste iniziative. Ora, perché la pianificazione? Com'è possibile che allora hanno trovato le scamotage diciamo noi, perché <ride> come è possibile che abbiamo sempre detto ci sono i principi stabiliti a livello eh, nazionale che dicono che eh, massima diffusione delle fonti rinnovabili, eh, autorizzazione eh, variante allo strumento urbanistico e invece poi ci troviamo di fronte alla pianificazione territoriale del paesaggio che ci blocca ovunque e non possiamo farci niente. Perché non possiamo farci mente? Perché, intanto, il TAR, e qui un cambio radicale dell'orientamento fino ad oggi visto, ci dice, ci spiega, ci rigetta tutti i ricorsi e ci spiega qual è il motivo per cui vince il piano paesaggistico rispetto a quei famosi principi di cui abbiamo parlato prima. Vince perché esiste un articolo 145 del decreto legislativo 42 del 2004 che proprio in materia di coordinamento sulla pianificazione paesaggistica dice che intanto eh, è una norma che ha un valore di norma costituzionale interposta e in concreto prevede un principio di prevalenza della pianificazione paesaggistica non alterabile ad opera della legislazione regionale. Quindi sostanzialmente ehm, esiste una norma di legge che. Prevede la prevalenza della pianificazione paesaggistica rispetto a qualunque tipo di, eh, di normativa. Scusate, eh, quindi eh, questo è il, il vero problema. Eh, allora, di fronte a un problema di questo tipo, di, di gerarchia delle fonti fondamentalmente, perché noi abbiamo comunque una norma eh, nazionale che, eh, eh, che eh, sancisce la prevalenza della pianificazione paesaggistica, però nello stesso tempo abbiamo una regione che proprio utilizzando questo strumento mi va a violare... Eh, I principi e i criteri che invece sono stabiliti a livello di eh, produzione, trasporto, distribuzione di energia sempre dalla nostra Costituzione, quindi sostanzialmente è un'elusione di questa norma, perché non è una, vela una vera tutela paesaggistica, è un utilizzo distorto della pianificazione paesaggistica per evitare. La realizzazione eh, di queste iniziative. Ora, quindi, questo è il quadro di oggi. Adesso vediamo se il decreto, con le sue norme, è in grado di superare questo impasse, questo escamotage che è stato trovato dalle regioni. Allora, noi sappiamo che. Il decreto ha intanto stabilito che con nuovi decreti il mite di concerto col Ministero della Cultura, col Ministero delle Politiche Agricole, previa intesa in sede di conferenza unificata, deve stabilire i criteri per individuare, quindi per l'individuazione delle aree idonee e aree non idonee nei limiti della potenza del TIEC. Sappiamo che, insomma. Eh, abbiamo ancora tanto da fare perché eh, ci mancano 30 gigawatt, quindi non, non, non è proprio solo per le, il fotovoltaico. Ha eh, ah, sempre il decreto stabilito quali sono i criteri in via generale, cioè le aree idonee devono essere quelle che servono per raggiungere gli obiettivi, quindi probabilmente insomma, si farà anche una una valutazione di quello che effettivamente è, è, è utile per poi raggiungere. Io non so fare questa valutazione e non ho letto eh, articoli su quanta superficie serve per raggiungere questi 30 gigawatt che ci mancano. Poi eh, ci sarà il rispetto dei principi di minizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio e sul paesaggio, quindi è stata eliminata la dicitura che invece è contenuta nelle linee guida nazionali nel rispetto della pianificazione paesaggistica. Quindi non c'è più tenuto conto nel rispetto della pianificazione paesaggistica che ci ha fregato in Puglia, ma c'è semplicemente nel rispetto di principi di minimizzazione. Quindi io devo minimizzare, non devo eh, tenere conto, che sono due concetti molto diversi. E poi la sostenibilità dei costi per il raggiungimento degli obiettivi, questo chiaramente ai fini anche. Poi sono state individuate anche in modo dettagliato delle aree che, idonee che io chiamo ex legge e quindi a livello di legislazione sono già idonee. Poi è chiaro che dovranno essere individuate, cioè dovranno essere puntualmente, adesso bisognerà vedere come verranno individuate, però... Eh, ci sarà una piattaforma del GSE. Comunque sia, queste sono aree idonee ex legge, cioè se io sono un'area industriale dismessa, un'area compromessa, anche lì bisognerà capire dove sono queste definizioni, come faccio io a dire che sono su un'area compromessa, che sono su un'area abbandonata. O marginale. Cosa vuol dire? Nel Nell'urbanistica tutte queste definizioni non esistono. Esiste una classificazione industriale, agricola, commerciale, residenziale, ma aree abbandonate ci vorranno delle definizioni molto precise. Che oggi non ci sono. O se vogliamo sulle aree abbandonate, una l'abbiamo vista nel decreto legislativo 28 del 2011 che faceva riferimento a anni in cui non si coltivava, eccetera, eccetera. Non lo so se verranno riprese queste definizioni, però sicuramente delle definizioni saranno necessarie. Poi strutture edificate, eh, quali capannoni industriali e parcheggi, lì è facile, insomma, un parcheggio è un parcheggio. Quindi andremo a vedere poi anche nello strumento urbanistico del comune se effettivamente è qualificato parcheggio aree dei siti oggetto di bonifica, poi siti dove sono già installati impianti della stessa fonte in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale, quindi eh, interventi di repowering, interventi di, eh, di ristrutturazione dell'impianto fondamentalmente. Aree, poi dice, non utilizzabili per altri scopi, qui aggiunge anche agricole, compatibilmente con le risorse rinnovabili, le infrastrutture di rete e domanda elettrica e eventuali vincoli di rete. Quindi queste sono aree idonee ex legge, quindi stabilite a livello nazionale. Però saranno poi di nuovo le regioni e le province autonome che individueranno con legge, quindi non con... Eh, altre forme di, di strumenti di pianificazione piuttosto che, ma con legge, le aree idonee, anche con il supporto appunto della piattaforma digitale realizzata presso il GSE. Le regioni e le province autonome possono classificare ulteriori aree come idonee, anche se tali aree non sono incluse tra le aree idonee, ex legge. Quindi eh, la competenza qui è di ampliare non di ridurre, quindi la regione non potrà escludere delle aree idonee ex legge, potrà solo aumentare eh, la, la definizione, l'individuazione. Quindi a nostro avviso, ritornando alla domanda precedente, potrà una pianificazione paesaggistica... Eh, Ovviamente eh, utilizzata in modo distorto, in modo eh, creare un escamotage e bloccare iniziative anche sulle aree idonee? A nostro avviso, no, se si tratta di aree idonee ex legge, quindi sicuramente le aree idonee ex legge saranno, eh, non potranno assolutamente essere bloccate dalla pianificazione territoriale e paesaggistica e quindi prescinderanno da quei vincoli. Eh, sia perché non si potrà utilizzare l'articolo 145 del decreto legislativo, sia anche perché abbiamo visto che eh, l'Avvocato Sanni ce lo diceva prima, su queste aree il parere eh, del paesaggistico non è vincolante, quindi comunque si può superare anche a livello di procedimento autorizzativo. Al contrario, invece, nel caso in cui comunque sia. Eh, eh, le regioni vogliano ampliare eh, i concetti, l'individuazione delle aree anche estendere questa definizione anche ad altre aree diverse da quelle che abbiamo visto e che sono state classificate come idonee dalla legge italiana, allora a questo punto eh, la pianificazione paesaggistica potrebbe in verità creare una problematica. Eh, quindi. Eh, la stessa cosa, ed è qui importante, vale anche per i siti. Noi sappiamo bene che in passato, eh, quando diciamo che c'erano pochi impianti e quindi ancora non c'era una pianificazione paesaggistica così stringente, eh, si sì, sono realizzati impianti un po' dovunque, eh, quindi noi sappiamo bene che magari eh, sono stati realizzati anche in aree protette piuttosto che eh, in zone particolarmente tutelate dal punto di vista paesaggistico. Ecco questi siti: e eh, eh, secondo me questa norma è molto interessante perché ehm, là dove io devo fare un intervento di modifica non sostanziale. Eh, su un sito dove è già ha realizzato un impianto, lì chiaramente eh, questa, eh, questo intervento prescinderà anche dalla pianificazione paesaggistica, quindi eh, i vincoli del, della pianificazione non dovrebbero applicarsi. Che cosa manca in questo decreto? Eh, a nostro avviso, e invece c'è nella legge delega, eh, anche se è scritto un po' male, perché eh, si parla di obbligo per le regioni di individuare le misure di salvaguardia delle iniziative di sviluppo in corso che risultino con i, coerenti con i criteri di localizzazione degli impianti preesistenti. Che cosa significa? A parte che io, leggendo questa norma, mi sono domandata, ma tutti adesso, tutti gli sviluppi in corso cioè tutti i procedimenti che, 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 che sono in corso ovunque, su aree anche no, ovviamente, eh, su aree che non sono aree idonee ex legge, che fine faranno? Cioè, come, eh, perché uno, siccome le conferenze di servizi, eh, integrazioni documentali, eh, insomma, hanno un, costo, hanno un costo per tutto, insomma, non solo per, per una questione di tempo. Quindi, anche lì, secondo me, una forma di tutela andrà prevista perché ci sono iter autorizzativi che è possibile che siano su aree eh, non classificate come aree idonee, che però hanno la possibilità di ottenere l'autorizzazione. Adesso lasciamo perdere la Puglia, ma in altre regioni d'Italia sì, e quindi lì bisognerà in qualche modo inserire una norma. Anche se io non, non ho visto che il decreto in realtà abroga la precedente disciplina, ma la integra, quindi ci saranno aree non idonee e aree idonee, poi ci sarà. Una parte grigia, diciamo così, dove <ride> lì eh, chiaramente il progetto dovrà essere valutato eh, come, come in un'area diciamo non, non classificata da questo punto di vista. Però eh, comunque ci sono degli sviluppi in corso che sicuramente dovranno essere tutelati. Quindi per noi eh, una proposta che eh, potrà essere fatta è quella di esplicitare eh, almeno sulle aree. Eh, Idone, magari quelle individuate dalla regione, una deroga al, al 145 perché oggettivamente la pianificazione paesaggistica. Adesso io parlo di regioni eh, particolarmente ostiche come la Puglia e come la Basilicata, eh, che ha effettivamente ormai eh, ridotto all'osso le aree. Idonee, diciamo le aree rimaste <ride> idonee e tra l'altro non sono idonee, quindi perché sappiamo bene che sono su, <ride> con delle pendenze che, per cui è impossibile realizzare qualunque cosa, quindi alla fine eh, in qualche modo eh, eh, si deve intervenire a livello di legge, però non, non a livello di regolamentazione di altro genere. E quindi eh, effettivamente eh, Limitare eh, questi divieti provenienti dalla pianificazione paesaggistica e creare una situazione un, un po' meno sbilanciata eh, è, è secondo noi importante. Poi l'altra tematica che noi eh, ci siamo posti come dubbio è ma se queste aree idonee vengono individuate in modo specifico, cioè lì, lì, lì. A questo punto si creerà la guerra all'accaparramento di queste aree e questo secondo noi è un problema serio perché, eh, perché chiaramente ci sono i big, ci sono quelli che se lo possono, si possono permettere probabilmente costi anche più elevati però sicuramente a scapito poi eh, delle, dei costi di sviluppo di queste iniziative, quindi eh, anche lì eh, se effettivamente non è solo la zona edificata, ma è lo puoi fare eh, in via Tal dei Tali al numero X eh, perché lì c'è so, un edificio dove puoi mettere l'impianto, lì secondo me eh, si possono creare problemi seri e possono essere secondo me risolti solo con procedura di evidenza pubblica quindi con, anche se, eh, ripeto, poi eh, si crea l'asta, no? <ride> quindi abbastanza... Quindi, eh, Sarebbe meglio un'individuazione generale, cioè non un'individuazione specifica dell'area, perché altrimenti bisognerebbe, secondo me, poi regolamentare delle procedure di evidenza pubblica eh, per evitare proprio, e magari dei, dei prezzi, eh, non so, de, 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 un, delle tariffe <ride> proprio per evitare eh, una speculazione che, che, che potrebbe. Che potrebbe esserci. Quindi questo io ho concluso. <ride> Vi ringrazio. Grazie, <ride> Grazie all'avvocato Germana Cassar. Tanti temi, tutti estremamente molto attuali. Proprio l'ultimo punto è qualcosa che, diciamo, a cui abbiamo, abbiamo proprio anche pensato recentemente. Io Personalmente, poi ne parliamo dopo. Penso che poi, comunque, per fortuna un po' il mercato dovrebbe calmirare, Uno non può esagerare nel chiedere perché poi i business plan, se non tornano, non tornano. E quindi eh, dovrebbe aiutarci. Però, certamente, sono, sono temi sempre da considerare con attenzione. Bene, ora eh, se ricordo bene, c'è un, uh, un momento dedicato alla, uh, a Voltalia, che è lo sponsor del di questa smart conference e quindi prego la regia di mandare in onda il, uh, il video, non so se lo vedremo anche noi qua, devo fare qualcosa? Viene l'aiuto, io faccio solo macelli, quindi... <ride> no, questo non serve. E poi dopo abbiamo la, uh, la tavola rotonda di conclusione. Ah, Ok, scusate io prima non, 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 lo, non lo sapevo. Il sonoro si sente? Lo sentono in un secondo solo che per, Un attimino di pazienza. Eh, bene. Si sente, è importante che c'è l'audio, se c'è un audio. Ah, perfetto. Grazie, grazie a Voltaglia davvero perché per noi sono, sono convinto che tra chi è presente qui o in, in conference, videoconferenza, mh, ci siano delle persone poi davvero eh, del, del, del settore che possono poi prendere direttamente contatto con, con Voltaglia. Ecco, è un esempio di come gli eventi poi di, di Italia Solare danno anche la possibilità a alle aziende di, di fare business. E, bene, ora chiedo cortesemente a, mh, ai vicepresidenti di Teleasolare di eh, prendere, prendere posto sul, sul palco. Io mi sono segnato delle note, sono gli argomenti che seguiamo da tempo con attenzione e che ora eh, non dovete. Ah, ok, dovrebbero arrivare allora i microfoni. Se no sono dei gelati, e li facciamo passare. Intanto lascio. Allora, um, rapidamente un... Lascio dire a voi chi siete, eh, il vostro ruolo in Italia Solare, anche la, 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 il vostro ruolo, eh, diciamo, privato, tra virgolette, proprio perché per me è sempre importante sottolineare che in Italia Solare ci sono poi persone eh, esperte, proprio perché dalla mattina alla sera si occupano dei temi che poi trattano anche all'interno dell'Associazione. E anche l'Avvocato Cassar, poi in questo momento non... Ha, ne so, anche Emilio, Sani che è un attimino fuori, poi comunque sono qui presenti, quindi sono, nel momento in cui volete anche eh, intervenire, Germana, Emilio, assolutamente facciamo proprio una, una vera e propria tavola rotonda, ecco, sentendo anche il vostro parere, perché come, come sempre, come dico sempre, siete trasversali nel senso ormai le norme, le interpretazioni valgono su tutte le aree di nostro interesse. E, funziona il microfono? Prego. Funziona? Sì. Sì, perfetto. Vai. Va bene, allora inizio io. E come, come hai detto tu, siamo suddivisi in uh, tre aree tematiche più una regolatoria, quindi io mi occupo dell'area industriale, sono vicepresidente e mi occupo dell'area industriale <ride> e commerciale, quindi tendenzialmente impianti su tetti eh, di medie e grandi dimensioni. E sono Attilio Piattelli e faccio parte della, della società Sun City, che è poi partner di, di A2A. Grazie Attilio, sono Andrea Brugnac, sono il vicepresidente con delega al mercato residenziale di Italia Solare e invece nella vita privata, come la chiama Paolo, sono cofondatore e amministratore delegato di Saman dell'SPA. Grazie, eh, sono Emiliano Pizzini, vicepresidente con delega ai grandi impianti Utility Scale. Sono socio e amministratore di Megatis, società che si occupa di manutenzione e costruzione di impianti di grossa taglia. Buon pomeriggio a tutti, mi chiamo Riccardo Sorichetti, sono eh, vicepresidente di Italia Solare con eh, delega al Regolatorio. Come diceva prima Paolo, eh, è un po' trasversale, quindi anche mercato elettrico. E, mh, io eh, lavoro in Falk Renewables, nel, uh, ufficio Presidenza. Grazie a tutti. Io comincerei subito con dei temi che cerchiamo proprio di toccare che siano molto concreti, perché appunto siamo operatori che ogni giorno si scontrano con alcuni, alcuni temi. Come premessa non è che vogliamo apparire sempre come quelli critici che, che vanno contro, noi semplicemente... Eh, alziamo la mano e diciamo le cose come pensiamo debbano essere o possano essere migliorate. In generale mi sento anche di dire che rispetto solo a qualche anno fa diciamo, la situazione sta fortunatamente cambiando, eh, perché anche i temi che abbiamo discusso oggi, certo ci sono ancora tanti punti un attimino da, da precisare, alcuni anche importanti che possono rappresentare un freno allo sviluppo del, del settore. Però insomma come si parla adesso di rinnovabili, cioè ci poniamo un attimino un po' dall'alto e chi come noi insomma, lavora da tanti anni nel settore, beh io forse se non abbiamo raggiunto la china e poi si comincia a scendere ci siamo vicini, ecco perché quantomeno anche solo il negazionismo del cambiamento climatico mi sembra che sia stato messo molto da parte e questo è un punto di partenza. Importantissimo, anche tanti giornalisti che nelle prime pagine dei giornali dicevano che il cambiamento climatico non esiste, ora si stanno concentrando sui costi delle bollette dicendo altre eh, stupidate, se posso dirlo, però insomma, quantomeno uno l'abbiamo smarcato. Adesso c'è il secondo che, che, che va smarcato. Però intanto si va avanti. Ecco, passiamo appunto a, 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 ai temi concreti. Intanto, sul, prima di tutto vorrei partire dall'esistente. cioè, noi dobbiamo fare. 50 gigawatt al due, circa al 2030, dovremmo arrivare a due, oltre 200 gigawatt al 2050, ah, ma questa posso toglierla magari dai. per la decarbonizzazione. E, ma partiamo da uno zoccolo che non è particolarmente eh, ampio rispetto agli obiettivi, ma, ma significativo, 20 gigawatt circa, e vorrei chiedere a Emiliano eh, che eh, se, adesso ho detto che l'esistente è tutto, residenziale, industriale, quindi vale, varrebbe un po' per tutti. Però sappiamo che c'è un potenziale molto importante di valorizzazione dell'esistente. Eh, Rivamping, repowering, qual è la situazione e eh, che, che cosa si può fare e quali sono le difficoltà che dovremmo superare? Sempre nell'ambito di quello che dicevo prima, qualcosina va ancora fatto. Prego. Beh, sicuramente la situazione è... Tuttora in movimento, purtroppo, non c'è ancora una spinta chiarissima verso il repowering. Sul revamping è chiaramente un'attività che viene eh, costantemente fatta in caso di malfunzionamento, ma sul repowering occorre che ci sia una spinta più decisa. Queste norme che abbiamo appena visto e commentato che danno eh, la definizione di area idonea ex legge. Le aree in cui c'è già un impianto fotovoltaico probabilmente favoriranno questa, questo impulso. Eh, quello che serve per favorire o per ulteriormente favorire sarebbe l'inclusione nel decreto fer 1 anche del repowering o degli schemi di incentivazione. La cosa che però realmente continua un po' a bloccare il, diciamo, lo sviluppo vero del, del, del sistema è un aspetto ancora una volta regolatorio e eh, di rapporto con il GSE. Da un lato la chiarezza che piano piano si sta facendo, eh, anche se con molta fatica, su come si fa un vero revamping, gli aspetti di come si autorizza la DILA, eh, che cosa posso, qual è l'area da considerare. Eh, quali sono gli incrementi, so, le, le modifiche sostanziali e non sostanziali? Ecco. Sono tutte cose che ci hanno messo troppo tempo a essere definite, che sono tuttora a volte non del tutto conosciute eh, dal, dal, um, dalle istituzioni eh, o dalle, eh, dagli enti locali. A questo si aggiunge anche il GSE, perché il GSE, una volta, nell'ultimo caso, quello che è stato un pochettino più dibattuto, è quello sui moduli bifacciali, una tecnologia che poteva dare una grossa spinta è stata per un anno sostanzialmente congelata nel momento in cui il GSE ha detto sì, però eh, per oggi lo accetto, più avanti lo vediamo. Oggi siamo in una situazione in cui i moduli bifacciali. Eh, sono accettati, sono state finalmente, è stato chiarito che si possono utilizzare, viene considerata la, la potenza del, del monofacciale fino all'ingresso di nuova normativa. Quando arriva questa normativa? Quando diventerà applicabile? Ecco, tutte queste cose rendono ovviamente più lento il percorso verso il repowering, che invece sarebbe molto, molto importante. Fondamentale sarebbe anche chiarire che dato che l'aria, tutta l'aria è già stata utilizzata per fare del fotovoltaico, indipendentemente che ci siano magari ancora degli spazi liberi, sarebbe bello che, visto che su molte altre aree non sarà più eh, possibile realizzare impianti fot fotovoltaici, si potesse sfruttare tutta l'aria anche un po' prescindendo da quelle che sono le modifiche sostanziali, o meglio integrandole con un chiarimento. Che dica, ok, tutta l'area è utilizzabile, volete installare un po' di più, strutture, modificare, purché certi principi non vengano modificati. Ecco, invece oggi ancora questa cosa viene continuamente dibattuta: che cosa si può modificare, l'area che aumenta di un X%, qual è quest'area, tutte queste cose. Sono vincoli che ancora rallentano purtroppo il, il processo di, re, di repowering. L'introduzione, come ripeto, anche della possibilità di eh, forse avere degli incentivi come c'è per l'eolico, potrebbe ulteriormente spingere. Quindi il clima, secondo me, in generale è positivo, l'outlook. Eh, però bisogna lavorare. Esatto, a tal proposito noi pensiamo che... Eh... Gli interventi repowering magari potrebbero anche rientrare nei discorsi di, di MFR, è un, insomma, diversi nostri soci lo, lo, lo richiedono proprio per dare una, una spinta. E, e ricordiamoci, ecco il tema degli storage nei eh, impianti esistenti. Pensate quanto si potrebbe già, già fare eh, installando delle, delle, delle batterie sugli impianti. Esistenti. Però su questo pure c'è il tema dello spazio occupato, della volumetria occupata da dei container in cui si possono mettere delle batterie. Su quello quindi eh, sarebbe necessaria maggiore chiarezza, un pochino più di insomma, maglie aperte, perché eh, questo è, il, è lo sviluppo al cui andiamo incontro, giusto? Servirebbe, sì, servirebbe una chiara strategia che dica le aree che sono già utilizzate vanno massimizzate come esatto. potenza installate come servizio. Che offrono alla rete. Questo dovrebbe essere l'idea. Ecco, questo è il principio basilare che dovrebbe passare se c'è qualche giornalista che ci sta seguendo, ecco, riprenda questo punto massimizzazione eh, diciamo, energetica in qualche modo degli, degli impianti, delle aree già comunque adibite a, a, uso, eh, a uso solare. C'è un altro tema che è estremamente attuale perché riguarda una comunicazione del GSE che è uscita ad agosto circa. I moduli, eh, lo smaltimento dei moduli. Uh, chiedo ancora a te se puoi dire qualcosa su questo. Sì, questo sullo, sullo smaltimento, avevamo appena avuto modo di rallegrarci. La proposta di Italia Solare è sempre stata: diciamo, di eh, lasciare che i privati facciano il loro mestiere e che il pubblico intervenga dove eh, il privato fallisce. Questo per dire che eh, il concetto inizialmente introdotto di trattenuta per eh, i pannelli installati prima dell'obbligo dell'iscrizione ai consorsi di, di smaltimento e di trattamento e di smaltimento de, de, dei pannelli fotovoltaici era stato introdotto con un unico operatore che poteva fare questo che era il GSE con una trattenuta di 10 euro per ogni pannello installato. La richiesta di Italia Solare è sempre stata quella di lasciare il mercato eh, di accettare, anzi considerare corretta l'obbligo che anche i precedenti eh, impianti fossero eh, obbligati ad essere eh, i, i produttori, gli IPP, fossero obbligati a iscrivere i propri pannelli. Ma dall'altra non capivamo il motivo per cui fosse il GSE a doversi a dover fare da intermediario, a voler fare da intermediario in questa, in, questa, in questa attività. La nostra proposta era stata quella di lasciare libero il mercato, di porre un obbligo e solo in via residuale per quegli operatori che non si adeguavano fosse corretto che il GSE intervenisse. Ci eravamo rallegrati perché eh, finalmente il GSE eh, aveva aperto con le nuove norme a questa, a questa tipologia, cioè lasciando libero eh, il mercato di eh, occuparsene, se non che a luglio è uscita questa circolare che di fatto impone un prezzo minimo da un lato e dall'altro sembra anche introdurre un obbligo anche per gli impianti del quarto o quinto conto di energia, cioè anche di quelli che eh, hanno già il contributo pagato. Cosa che non è del tutto chiara perché ancora una volta eh, la norma è veramente stringata. Al di là del quarto, quinto conto energia che sarebbe oggettivamente una forzatura ingiustificata, anche il fatto di porre un prezzo minimo di 10 euro di, eh, a tutti i consorzi che... Possono fare questo, che sono solo quelli accreditati, quindi c'è già un controllo di chi lo fa, perché devono essere quelli che di fatto sono accreditati. Ma anche imporre un prezzo di 10 euro quando, nel momento in cui oggi compro un pannello, il prezzo è 2 euro e mezzo, nel momento in cui vado sul mercato, cosa che è capitata penso a tutti gli operatori, a, dire, a chiedere a uno di questi consorzi, c'ho un impianto che è in vita da 10 anni. Devo iscrivermi, devo pagare lo smaltimento, quanto costa? Io dico i prezzi che ho sentito, che ho visto, ho toccato con mano, si andava dai 3 ai 5 euro, andare con un'anzianità un e uno standard di, diciamo, di, di, di difettosità abbastanza normale. Andare a raddoppiarlo per prezzo imposto sembra un po' una cosa che non, che non si capisce il motivo, non si capisce qual è il, il vero motivo di questa, di questa richiesta. Noi ieri abbiamo avuto un incontro al Ministero della Transizione Ecologica, l'abbiamo fatto presente non, al capo della Segreteria Tecnica che però non era al corrente di questo, ha promesso di eh, approfondire. Mm, noi sinceramente cioè, sempre, vogliamo sempre avere buoni rapporti con tutti, quindi. Informiamo e diciamo, signori, lì c'è qualcosa che non va, vogliamo dialogare, parlare, cercare di mh, capire se c'è qualcosa che ci sfugge, fateci capire, perché così com'è a eh, noi sembra che ci siano tutte le condizioni per fare anche un esposto al garante della concorrenza, perché imporre a tutti i consorzi di non fare un prezzo più basso di 10 euro ci sembra un, una forzatura notevole. Poi, ripeto, se ci sfugge qualcosa, avremo occasione anche prossimamente appunto di chiedere un incontro al GSE e quindi speriamo di averlo presto per capire cosa ci sfugge. Però, ripeto, è, sembra che si vada in una direzione un po' diversa da quella che ci aspettavamo. Um, passerei a, a Riccardo Sorichetti. Eh, abbiamo accennato... Mh, toccando l'argomento dei, dei, dei repowering, al tema degli accumuli. E, detto che gli accumuli, come sappiamo, vanno diciamo, come principio, no? vanno bene da residenziale ai grandi impianti, anzi eh, noi diciamo sempre che fotovoltaico accumulo oramai, per quella che è la situazione, dovrebbero andare a braccetto costantemente. Ricordo che era penso il 2011-2012, in Giappone avevano già fatto... Delle, dei programmi di incentivazione stile nostro conto energia, ma dedicato a impianti che dovevano comunque avere accumuli importanti. Questo tra l'altro è servito anche al Paese, al Giappone di eh, sviluppare delle competenze molto importanti e sono tra i principali ora produttori a livello mondiale e anche della tecnologia che c'è intorno, a livello di software, eccetera. Quindi è un tema importante. Peccato devo dire che noi, come sempre, insomma abbiamo perso un po' di anni perché il fotovoltaico si è un po' dormito eh, a livello di sviluppi nuovi, però ora finalmente il concetto sembra che sia, mh, direi mh, fortunatamente, insomma, evidentemente chiaro. Eh, non è come sempre semplice, però mh, se puoi farci un, un riassunto della situazione oggi, quello che si può fare è quello che manca, perché eh, davvero si possa parlare di un mercato degli accumuli eh, che cresca, perché noi diciamo mercato perché lato operatori lo vediamo proprio come anche opportunità di business, ma lato eh, sistema che ne abbia un, dei benefici eh, che sappiamo possono essere importanti, e anzi, è necessario. Diciamo che... Io direi che partiamo proprio da lì, cioè eh, il, il concetto che ha espresso mh, poco fa prima di noi Andrea Galliani, eh, è quello che abbracciamo: gli accumuli sono necessari, indispensabili per innescare la, la transizione energetica. Ecco, una, uno scenario in cui eh, vediamo al 2030, 2050 una penetrazione di eh, rinnovabili diffuse eh, del genere che conosciamo 50 giga, 200 giga di, di fotovoltaico al 2050 senza pensare che il sistema elettrico eh, non evolva eh, e che permetta a Fotovoltaico, eolico, diciamo rinnovabili in generale, accumuli e aggiungerei anche domanda: di partecipare a tutti quelli che sono i servizi che servono per mantenere il sistema in sicurezza e in adeguatezza, è uno scenario che non possiamo prevedere, eh, a meno che non pensiamo <coughs> di andare in una direzione che sembra quella intrapresa, per cui eh, alla penetrazione di rinnovabili eh, corrisponde <coughs> una. Necessità di eh, flessibilità da eh, fonti convenzionali e quindi eh, fonte di emissione eh, enorme, eh, con eh, impianti a ciclo combinato eh, che si prevede nei prossimi anni possano funzionare poche centinaia di ore, ma che vengano sovvenzionati per eh, dare questo tipo di flessibilità. Quindi, questo è il punto di partenza: senza gli accumuli, non si fa la transizione. Um, ci sono dei, dei passi eh, in avanti che sono stati effettuati eh, nel, negli ultimi anni, sicuramente eh, la, la delibera 300 del 2017 è eh, una pietra miliare in questo, che però diciamo, dal punto di vista della realizzazione pratica stanno dimostrando mh, dei limiti. Eh, lo vediamo con l'evoluzione delle, delle UVAM, quindi delle, delle unità aggregate. Um, quello che eh, possiamo dire è che eh, con l'introduzione dei nuovi regolamenti per servizi ancillari, eh, regolazione eh, di tensione, regolazione secondaria di, di frequenza, ehm, si sta dando una opportunità, ma è necessario che questi servizi vengano eh, in qualche modo mh, tarati e calibrati su quello che è il portafoglio che noi vogliamo che, eh, che, che sia eh, eh, il protagonista della transizione energetica, quindi su rinnovabili, accumuli e domanda. Eh, questo è un, un tema, è un tema chiave. Eh, quindi, nell'evoluzione, eh, dobbiamo fare in modo che eh, questi eh, regolamenti e progetti pilota, poi eh, diventeranno invece la, la norma eh, su cui si, si basa il, il funzionamento del sistema elettrico, eh, devono tener conto di questo. Ma questa è una scelta più che altro politica, eh, mi sembra di poter dire, eh, lasciando la decisione al, al TSO di eh, stabilire le regole mh, probabilmente si sì, andrebbe verso una pura e semplice economicità ad oggi senza andare a guardare la prospettiva eh, futura quindi eh, è necessario un impulso politico che eh, dia eh, un obiettivo anche eh, al tso adeguatezza sicurezza non possono andare eh, separate dalla decarbonizzazione ecco, I... Giustamente, hai toccato il tema del, delle regole e hai eh, parlato del, del TSO, quindi l'operatore eh, responsabile della trasmissione che sappiamo oggi un po', mh, è il, un po' il direttore d'orchestra anche della fissazione di queste regole. Eh, come Italia Solare, lo lascio dire a te: qual è la nostra richiesta? Che magari che ci sia magari una... Sì, diciamo che la, allora, la, la questione eh, l'ha toccata anche prima eh, l'avvocato Emilio Sani quando si parlava della, della prospettiva accumuli nell'articolo 18 della direttiva mercati. Eh, lasciare nelle mani del TSO la eh, definizione delle regole, sapendo che poi il TSO è l'ente che eventualmente trarrebbe vantaggio da, una, da un fallimento di quel regolamento è un po' un controsenso quindi il conflitto di interessi eh, è eh, centrale e va trattato come tale Quale mm. può essere la soluzione? Beh, la soluzione intanto è una, una definizione un unbundling eh, e una definizione del, eh, di quello che è il bene pubblico cioè Terna eh, dovrebbe avere come obiettivo principale quello di eh, gestire la rete eh, in sicurezza e adeguatezza ma sappiamo che eh, ha anche degli obiettivi legati a, eh, al suo essere quotato in borsa, quindi ha obiettivi di, eh, di budget, e questo è un tema che andrebbe affrontato. Un'altra soluzione, forse dicevamo, è anche quella di individuare un ente terzo sicuramente certo, certo, sì. perché in Italia le competenze ci sono vogliamo fare un nome per esempio RSE diciamo che tutto quello che è eh, il, il calcolo eh, no, dei, dei eh, limiti dei temi, dei, del tema dell'adeguatezza andrebbe eh, verificato o perlomeno eh, eh, insomma, un ente terzo come RSE dovrebbe dare il proprio avallo a, eh, al calcolo effettuato eh, vicino sempre Anzi, eh, riguarda il discorso <ride> accumuli, perché capacity uguale capacità uguale accumulo. Eh, molti di voi sanno che, come interesse Solare, noi ci siamo esposti in maniera eh, chiara eh, contro il capacity market che eh, è stato emanato, eh, approvato un anno e mezzo fa, due anni fa. E, mm, abbiamo recentemente fatto dei, dei ragionamenti anche eh, su, eh, sui fondi ecco, che sono destinati al capacity market nei, eh, nei prossimi anni, a partire da inizio anno prossimo e... Sì, diciamo che il, il ragionamento che facevamo eh, è, abbiamo visto che il capacity che eh, nella sua formulazione, eh, almeno per le aste 22-23, eh, ha dato eh, spazio principalmente ai cicli combinati, esistenti e di nuova eh, costruzione, eh, comporta un, uh, un peso per le bollette degli italiani che è, si aggira intorno ai 2 miliardi l'anno per, sì. uh, per 15 anni. Ecco, 2 miliardi di euro all'anno per Pe 15 anni che partiranno da gennaio, eh, in un momento in cui già adesso la voce caro bollette, lo sappiamo, è... Sulle prime pagine proprio oggi ci dovrebbe essere un consiglio dei ministri su questo tema, quindi. Diciamo. gran bel carico eh, da, no, da 90, come si dice. Esatto, ecco, pensare che quei eh. soldi possano essere, adesso, magari per assurdo, tutti dedicati alla costruzione di eh, accumuli, eh, significherebbe, ecco, per, per eh, il sistema avere una, un supporto nella transizione ecologica. Eh, stiamo parlando di. Eh, la stessa cifra, in 15 anni circa 120 gigawatt ora di, di, di accumuli eh, esatto. installabili, quindi eh, sappiamo che non può essere dedicata tutto a quello, però per avere un ordine di grandezza è, è importante. Ecco, eh, quando il PNEC, se non sbaglio, dà un obiettivo al 2030 di 7 o 9 gigawatt adesso non mi ricordo l'esatto numero, questo, questo quantitativo lo si potrebbe quasi realizzare ogni anno in linea diciamo in questo momento oggettivamente teorica perché c'è anche un discorso di approvvigionamento materiali sappiamo particolare. Però quello che vogliamo sottolineare, credo come, come Italia Solare, è che noi non è che siamo, lo precisiamo, contro il capacity market, perché eh, come abbiamo detto prima siamo coi piedi per terra, sappiamo che non si può girare diciamo, un interruttore e passare da, eh, dalle fossili alle rinnovabili, così d'amble. Una, un supporto ci deve essere, una garanzia proprio di approvvigionamento, il punto che, che non ci torna è intanto la dimensione, di, diciamo, il numero anche dei, dei gigawatt che hanno visto eh, diciamo, giudicarsi ecco, il, il capacity rispetto anche a quel valore di eh, potenza critica che la stessa Terna dice pubblicamente che risulta la criticità.

e eh, per un periodo di tempo molto molto ben definito. Ecco. Quindi, mh, questo nelle previsioni dell'ENSOI, eh, negli scenari di medio termine, eh, in particolare la Sardegna è eh, uno dei, dei eh, punti geograficamente più, più complessi da gestire. Però ecco che mh, il meccanismo del capacity non venga declinato. Eh, in base a quelle che sono le caratteristiche delle FR degli accumuli, quello che possono fornire al sistema in termini geografici e anche temporali come, come supporto, ehm, eh, andrebbe superato. Quindi. E ora il nuovo regolamento. Eh... diciamo il nuovo regolamento. Qualcosa che è migliorato. Che sta, sì, sicuramente eh, sta migliorando, e mh, direi che forse il parametro più interessante è quello del derating dell'accumulo. Eh, che partecipa ad Asta. Eh, si vede che eh, accumuli che hanno una, un rate più basso, quindi una, eh, una capacità più elevata, fino ad arrivare alle 4 ore, sono quasi assimilabili in termini di rating ai cicli combinati. Ecco, questo è un passo che è sicuramente è apprezzabile e che permetterà agli operatori di avere un segnale a lungo termine, che è quello che eh, si sta cercando per poter decidere di investire. Anche qui qualche numero. Um, oggi installati in Italia, stiamo parlando di eh, accumulo elettrochimico, siamo sui 200 eh, MW per circa 330 MWh di accumulo diffuso, 2 MW per 3 MWh di centralizzato, quindi pochissimo, eh, più quelli che a Terna, quindi sono i 60 MW più per 250 MWh. Eh, sempre dal piano di sviluppo di Terna, mh, appena pubblicato, abbiamo visto il, le, le richieste di connessione, 5,8 gigawatt, quindi il mercato si sta muovendo, gli investitori stanno puntando, nonostante lo scenario non sia ben definito e eh, quindi le linee di, eh, di, di ricavo eh, non permettano una sicurezza, andare in questa direzione, quindi eh, cercare di, di sfruttare questa... questa Ondata questa fiducia che, da, uh, che danno gli imprenditori è, è fondamentale. A beneficio di, di chi ci segue, che magari è più operativo diciamo nella sua attività, nel residenziale, nell'industriale, e vede questi temi un po' strani, un po' lontani, vorrei sottolineare che sono in realtà uh, la base dello sviluppo proprio anche del solare del futuro. Perché più si riesce diciamo, nella rete a uh, gestire. Eh, le extra produzioni rispetto al all'utilizzo, no? alla necessità del momento più potremo crescere anche come installato, un po' a tutti i livelli, anche in situazioni senza accumuli come ci, eh, ci sono stati e ci saranno ancora. Quindi per chiudere il discorso: Capacity noi pensiamo che eh, deve essere mirato, anche è toccato prima, voglio sottolinearlo, eh, sulle zone perché il sistema elettrico non è un, un, un gran calderone in realtà ogni area ha le sue caratteristiche quindi forse valeva la pena ragionare più a zone si sarebbero risparmiati crediamo eh, molti soldi e eh, stabilire delle regole che sempre di più consentano al, um, a, agli accumuli rinnovabili chiamiamoli così di, eh, di partecipare sì, diciamo i portafogli verdi i portafogli verdi mm in modo che eh, si possano poi concretamente installare molti gigawattora di eh, accumuli elettrochimici vicino agli impianti fotovoltaici e anche eolici, per carità, nonché, mh, non dimentichiamocelo per correttezza diciamo, di, di, di pensiero, eh, i, i bacini idrici che rappresentano anche questi un, un valore assolutamente da, eh, da difendere, da sviluppare. Ne abbiamo tante di dighe. Che non servono non sono lì, non, non, non vengono utilizzate a volte neanche per l'agricoltura, soprattutto nel sud. È un, davvero un, un peccato. E, passerei alla, ad Andrea, Andrea, Andrea Brugnac. Eh, tocchiamo il tema delle, degli impianti residenziali che vivono un momento mh, particolare, eh, dovuto chiaramente, lo sappiamo, al super bonus. Quindi io. Ti chiedo Andrea se ci puoi dire mh, cosa sta succedendo, quali sono le difficoltà che chi lavora con i superbonus ora eh, sta, sta incontrando e che cosa secondo te servirebbe, ecco, perché eh, le cose diciamo abbiano un respiro più tranquillo eh, ora e nel tempo, diciamo. Sì, grazie Paolo, buongiorno a tutti. Beh, permettetemi una battuta, siamo un po' il paese, eh, almeno l'abbiamo dimostrato un po' troppe volte, secondo me, delle occasioni perse. I soldi li abbiamo, ce ne sono sempre meno di soldi, ed è sempre quindi più importante riuscire a spenderli nel modo giusto. A me sembra che manchi un, proprio un approccio sistematico e analitico. Eh, ovviamente, io sono un ingegnere, quindi per me l'approccio razionale è quello predominante. E cioè quando si parla di risorse pubbliche, facciamo l'esempio del capacity, no? dei 2 miliardi all'anno per 15 anni. Esiste uno studio che ha dimostrato che spendere 2 miliardi all'anno in 15 anni nel capacity era il modo migliore per mettere a frutto questi soldi? Se esiste io non l'ho mai visto, così come non ho mai visto eh, nessuno studio in merito. A qual era il modo migliore per spendere i miliardi del super bonus che stiamo spendendo. Ricordo a tutti che al 31 agosto siamo arrivati a 5 miliardi e 600 milioni e non è neanche la punta dell'iceberg, perché il mercato è partito due mesi prima. Adesso vi spiego un attimo perché, perché non è molto dentro. Così come ho visto partire il meccanismo dei titoli di efficienza energetica tra 2004 e 2005, grande Brun, grande infasi, tanti soldi perso nel nulla perché poi arrivano decreti che stravolgono completamente il mercato. Abbiamo vissuto i cinque conti energia, 120.000 persone eh, tra detti diretti e indiretti, secondo mercato al mondo nel fotovoltaico, non nell'Ottocento, eh, dieci anni fa. Arriva il decreto romani, muore tutto e il mercato implode in se stesso. Il, il report del GSE di luglio dava come eh, realizzato, atteso nel 2021 eh, circa eh, 1500 MW, se guardiamo i dati eh, Gaudì, scusate niente, cioè un gigawatt e mezzo, se guardiamo i dati Gaudi, probabilmente se ce la facciamo, visto che adesso arriva il brutto tempo, se ce la facciamo arriviamo a un gigawatt. L'anno scorso abbiamo fatto 800 megawatt, noi, noi parliamo di 50 gigawatt, di 200 gigawatt e siamo a un ordine di grandezza inferiore. Quindi eh, diventa quanto mai importante riuscire a prendere le scelte giuste che ottimizzano le poche risorse. È inutile che parli del debito italiano, vero? Che è già di per sé imbarazzante. Veniamo al super bonus. Il super bonus eh, nella testa dei, de, de, dei nostri governanti era uno dei modi più intelligenti per dare quel booster al mercato e farlo un po' uscire dal pantano in cui ovviamente la pandemia eh, l'aveva portato. E, quindi è stato fatto un decreto maggio dell'anno scorso convertito in legge a luglio poi dovevano esserci dei decreti attuativi che è bellissimo perché sono datati agosto ma in realtà sono usciti a ottobre poi è stato aperto eh, lo sportello dell'enea a fine novembre quindi maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre sette mesi da quando è partito il decreto a quando hanno detto va bene adesso formalmente ci siamo in realtà il mercato si era bloccato prima con le voci di super bonus. Perché se qualcuno vuole fare un impianto fotovoltaico a casa sua con una detrazione al 50% e sente che si parla di 110%, dice: Beh, aspetto qualche mese. No, tanto non sto parlando della luce di casa mia, per cui se non faccio il contratto adesso resto al buio. Il fotovoltaico è bello, è utile, è intelligente, ma non è necessario. E quindi abbiamo perso questi sette mesi, però a quel punto. È entrato il grande player del settore del super bonus che è l'agenzia delle entrate perché tra circolari direttive interpelli è stato cambiato tutto e il mercato non partiva e ve lo dice uno che c'è proprio dentro mani e piedi quindi siamo arrivati a maggio giugno di quest'anno in cui per far partire il mercato hanno fatto una cosa stupenda che secondo me assomiglia molto a un condono ci cioè hanno detto liberi tutti tu hai una casa che ha degli abusi edilizi, fregatene, fai il super bonus. No? Mentre prima ti dicevano no, lo facciamo fare solo i virtuosi. Non c'è stata nessuna selezione in merito al reddito, per cui abbiamo persone estremamente abbienti che possono avere centinaia di migliaia di euro dallo Stato e quindi si, non so come dire, eh, si dà denaro a pioggia in modo incondizionato per far ripartire il PIL. Il tutto fatto con una tempistica estremamente bassa, estremamente corta. Per cui, da imprenditore, quando abbiamo fatto l'incontro con il team del sottosegretario alla no? presidenza del Consiglio, che è stato un po' l'anima, diciamo, il motore di questa eh, manovra, noi che... Adesso regaliamo impianti a 110, quindi abbiamo la fila di clienti fuori dalla porta, tutti impennano i fatturati, gli utili e quant'altro. Abbiamo detto non fate il 110, fate di meno, ma soprattutto qualsiasi cosa facciate, fatela almeno a 5 anni, perché io come imprenditore devo programmare. Perché se io non programmo e ho una cosa che scade al 31 dicembre di quest'anno, no, non è più vero, adesso scade al 30 giugno dell'anno prossimo. Però forse fra tre mesi mi diranno che ho altri sei mesi. Ma io come faccio a lavorare? Acchiappo tutto quello che posso acchiappare in giro, eh? cerco di fare tutto quello che posso fare, ma non posso dare il mio minuscolo contributo alla crescita, diciamo sostenibile, anche del sistema paese e quindi della mia azienda. Crescita strutturata. Eh? Ma sì, tutto, tutto, cioè, tutto dovrei termine. prendere tante persone a tempo determinato, fare tanto, tanto fatturato, poi mandarli a casa tutti. E prendermi dei grandi utili e a quel punto poi decidere dopo diciamo cosa fare, ecco, non, non è molto illuminante, non è molto eh, di, di lungo periodo oh, come attività. Quindi, che cosa sta succedendo oggi? Eh, gli impianti fotovoltaici hanno un massimale a 2400 euro a kilowatt, d'incanto costano 2400-2399. Perché? Perché l'installatore che prima installava, a 400 euro a chilo, adesso installa 800 a 1000, il modulo anche per una situazione congiunturale: tutti i prodotti hanno avuto no? acciaio 60%, il modulo è passato da 20 a 30 centesimi. Parlo di moduli diciamo, industriali ovviamente, perché ci sono quelli che hanno altre fasce di prezzo. E gli, gli ingegneri che prima progettavano l'impianto residenziale a un prezzo, adesso quindi è tutto aumentato. E quindi oggi vendiamo a massimale. Vendiamo a massimale facendo fatica a trovare il materiale. C'è una nota positiva in tutto questo, che si stanno facendo tantissimi impianti fotovoltaici e residenziali e praticamente la quasi totalità con accumulo e anche con colonnina di ricarica. Ovviamente nessuno ha l'auto elettrica. Okay? E, e tutti l'accumulo lo mettono anche nella casa al mare dove vanno una settimana all'anno. Ma tanto è gratis, eh? paga pantalone che in teoria pantalone tradotto è pagano i nostri figli, però fin tanto che non paghiamo noi va tutto bene, no? E quindi però stiamo facendo tanto accumulo, quindi comunque stiamo dando una mano alla rete. Adesso vediamo, hanno fatto questa bellissima semplificazione finalmente di un documento autorizzativo unico per tutti. Ehm ci sono ancora tanti casi eh, particolari, faccio un esempio su tutti, il super bonus è anche ovviamente centrale termica, anzi noi siamo come fotovoltaico un elemento cosiddetto trainato, no? ma il trainante è il cappotto della centrale termica. Esistono delle bellissime soluzioni, centrali termiche a pompa di calore ad acqua di falda, bellissimo, tutto elettrico, no? ecco. aiutiamo la decarbonizzazione, perfetto, devo fare i pozzi. Quindi devo chiedere un'autorizzazione. Io ho la CILAS che va bene per tutto, no, non va bene per i pozzi. Per i pozzi c'è il decreto semplificazione dell'anno scorso che dice fino a 2 megawatt è domestico, si va al comune. E però il comune non l'ha letto il decreto semplificazione dell'anno scorso, allora dice che è di competenza della provincia, allora vai in provincia e gli dici ma scusa perché lo fai tu che lo deve fare lui? No, ma perché noi abbiamo un regolamento regionale. Eh, che dice che è nostra competenza. Scusa, ma di quando è il regolamento regionale? del 2015. Ma la legge nazionale è del 2020. Vabbè, ma a me non interessa, io seguo il regolamento regionale. Cioè, eh, questo, questo tipo di situazione, no, per cui conviene ridere, no che è quella che troviamo nel fotovoltaico, quando abbiamo visto l'avvocato che ci faceva vedere il caso emblematico della Puglia, e potremmo continuare, no? sono tutte quelle situazioni per cui. Un elemento veramente drammatico è la mancanza di chiarezza normativa. Mi taccio perché se sì, siamo... no... Non sono in campagna elettorale, eh, non mi candido a nulla. <ride> no, no, la, apprezziamo la, la franchezza. L'operatore molto attivo che sta facendo un gran business sul, eh, su questo, con questa opportunità, però hai giustamente rilevato le incongruenze, le inefficienze. Devo dire una cosa Pezziamo anche una lancia a favore per, per alcuni aspetti ecco, a, a chi ha eh, voluto e, gestito, e seguito lo sviluppo del, ehm, del, del super bonus. Mi sento di dire che mh, essendo stati chiamati all'inizio, eh, proprio quando questa era ancora un'idea, ci hanno chiesto un parere, eh, abbiamo fatto diverse riunioni, abbiamo trovato devo dire, persone molto collaborative, molto anche preparate e, e devo dire questo. È un qualcosa che mi piace sottolineare perché non capita di frequente essere coinvolti, nel momento in cui, coinvolti attivamente nel momento in cui qualcosa si sta, si sta creando. Il problema è io credo che eh, poi ci sia lasciati un po' prendere la mano politicamente dal, dal messaggio: dalla, per carità, eravamo in un momento di crisi pazzesca e bisognava trovare un, un qualcosa che desse una spinta fortissima. Noi pensiamo che, come hai detto tu, forse questo obiettivo lo si poteva comunque ottenere magari a, diciamo, con un po' più di eh, dire parsimonia. Visione a lungo termine. E, e soprattutto visione di lungo termine. La cosa più importante, cioè, tra le tante che hai detto, tutte interessanti, eh, siccome siamo concreti i, 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 e ci teniamo per primi anche per il ruolo, mi permetto di dire, sociale che ha l'impresa e l'imprenditore, quello di creare valore, di fare, dare lavoro, è il sentirsi davvero in difficoltà nel dire io vorrei dare lavoro per un periodo lungo, ma con queste situazioni, più che un contratto a 10 mesi, 8 mesi, un anno, quello che è, non, non si riesce oggettivamente. E questo è un punto cruciale. Allora, dalla, da Roma le notizie che arrivano è che oramai il super bonus, a, 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 ormai chi non, di noi non, è, non se ne sta occupando, cioè ognuno ha la casa della mamma, la seconda casa, la propria che, e tutti stanno provando a, um, uh, a seguire questa opportunità. e Quindi ha assunto un valore gigantesco anche a livello politico, barra elettorale, quindi è difficile ora che qualcuno dica no, lo blocchiamo. Chiudiamo, punto, basta. Be bene, da un lato, ecco, pensiamo che sia necessario proseguirlo, ma magari ecco, con degli aggiustamenti, facendo attenzione ai periodi transitori, perché sappiamo, l'abbiamo visto tante volte in passato, che quando c'è una data, anche solamente dire allora da, dall'1 luglio da 110 si passa all'80%, che comunque è una farone, comunque è una cosa grandiosa il delirio, cosa, bisogna stare attenti a, a, a quei momenti di, di passaggio. Quindi eh, come Italia Solare noi siamo sempre disponibili a partecipare ai tavoli di discussione delle leggi e crediamo che questo è un punto, anche ieri l'abbiamo detto e lo stiamo scrivendo in un messaggio che stiamo mandando adesso al Ministero, in maniera molto sfacciata noi diciamo sempre... Fateci vedere le leggi prima di portarle avanti, ma non perché vogliamo fare il vostro lavoro, ma perché pensiamo che poi chi le mette in atto possa dare un contributo concreto affinché queste leggi magari vengano un attimino corrette, perché uno in buona fede magari fa qualche errorino e questi capitano, quindi ci auguriamo che eh, si vada più verso questa direzione. Non dico noi, basta, chiaramente parlo. ci sono anche altri operatori, ma più aperti, cioè non c'è da fare tutto nascosto, perché su queste sono le leggi per noi, poi alla fine, noi che facciamo parte tutti dello Stato. Quindi ci auguriamo che si vada sempre di più in questa direzione. Grazie Andrea e passerei all'ambito all diciamo, industriale che per certi aspetti ha molte anche aree in comune con il discorso di utility scale eh, a terra per molti, eh, in alcuni casi. Um, Vorrei chiederti, eh, Attilio, um, quanti, tu sei un operatore che eh, ha davvero una visuale eh, importante diciamo sul, sul mercato e seguita davvero tanti, tanti, anche, eh, tanti impianti, eh, quanti stanno seguendo il DMFR e quanti no? E eh, Questa è la, è la prima domanda. Seconda... Come puoi ben immaginarti, ecco eh, come il DMFR potrebbe rappresentare davvero un'occasione di crescita anche per le installazioni industriali, ricordando anche qui che come associazione noi, come penso sia doveroso, eh, siamo prima di tutto per le installazioni sui tetti, questo a prescindere. Se parliamo tanto delle installazioni sui terreni è perché siamo, proprio perché siamo persone concrete sappiamo che non è così semplice fare 200 gigawatt sui tetti, anzi pensiamo che sia impossibile, soprattutto o 50 da qui al 2030, per cui bisogna parlare anche degli impianti a terra. Però per spingere gli impianti a tetto c'è un decreto come il decreto FER che però non sta dando risultati validi perché e che cosa si potrebbe fare per migliorare sì, eh, in, sì eh, Paolo parto tornando indietro a, a riprendere lo sfogo di, di, di Andrea Essenzialmente perché comunque lo capisco, nel senso che almeno quello che vedo io, ma l'ho visto anche nel decreto FER, eh, è la difficoltà da parte nostra. Lui ha detto di tecnici, ma poi di operatori di settore di vedere in anticipo quelli che saranno i problemi e di non riuscire ad essere ascoltati. Questa è una cosa mh, assolutamente eh, fondamentale: cioè la capacità di, eh, di incidere sulle scelte poi politiche in questo momento per noi come associazione è ancora modesta e, e dobbiamo spingere. Tra Importantissimo perché sia così. E, e, arrivo a degli esempi. È evidente che è un assurdo, per esempio, incentivare in maniera totalmente gratuita le seconde case, l'efficientamento delle seconde case, lo sanno tutti. Stai regalando dei soldi a chi ha già dei soldi, quindi questo è un assurdo. Sa si, si sapeva benissimo, però poi alla fine le scelte politiche vanno in una certa direzione. Arrivo al decreto FER che mi hai, detto, che mi ha, che mi hai citato. Prima che uscisse noi avevamo fatto delle simulazioni e avevamo detto... Eh, ai, ai ministeri competenti che comunque l'incentivo amianto era un incentivo troppo basso per come lo stavano valutando che non avrebbe funzionato. Ebbene, l'incentivo non è stato modificato e, e il meccanismo non ha funzionato. Per cui eh, è questa visibilità, diciamo, capacità di, di, di capire le problematiche, anticiparle e soprattutto poi di, una, di avere una visione a lungo termine che oggi manca. Noi siamo veramente estenuati e frustrati da... Appunto, normative che continuamente cambiano, eh, normative diverse da regione a regione, per cui anche il semplice, la semplice autorizzazione di un impianto fotovoltaico su tetto, se ha un cavidotto, devi fare 10 iter diversi a seconda della regione nella quale sei. Quindi, adesso però partiamo dalle cose positive. Perché visto che tu hai detto che poi se noi siamo sempre critici, allora vorrei vedere anche degli aspetti positivi su quella che è la normativa che in previsione sta arrivando. Intanto lo sportello unico con la modulistica unica delle autorizzazioni è fondamentale, così almeno noi da maggio, si spera che poi sia realmente maggio, avremo uno sportello nazionale con una modulistica unica. Per le autorizzazioni degli impianti. Questo è fondamentale perché oggi c'è veramente un ginepraio dal punto di vista autorizzativo e soprattutto ci sono gli enti locali che non sanno, eh, non conoscono le norme. Quindi sei tu che devi andare a spiegare, devi andare a dire: Guardate che è uscita questa norma, guardate che c'è stato il decreto semplificazioni che ha introdotto questa cosa. Noi abbiamo dovuto fare un interpello. Per chiarire già degli aspetti del decreto di semplificazione, che comunque è un interpello parlamentare, che non erano chiari. Adesso sono stati chiariti per alcuni aspetti, soprattutto che, per esempio, le opere di rete vanno ricomprese nelle autorizzazioni della DILA quando ci sono, ricorrono le casistiche. Ebbene, la cosa fondamentale a questo punto è avvisare gli enti competenti. Per fortuna a livello parlamentare è stato chiarito che va, va fatto questa quest opera di informazione, speriamo che la facciano velocemente. Perché noi ci, ci troviamo veramente tutti i giorni a discutere di questi aspetti. Allora, questo è un primo aspetto positivo, cioè la modulistica unica, le autorizzazioni, quindi, che probabilmente si spera avranno un, per, un percorso, diciamo, a questo punto più, più lineare, mettiamola così. Poi un'altra cosa che soprattutto per il dec decreto FER nell'ambito degli impianti industriali e commerciali quindi tendenzialmente su tetti, il fatto che siano stati tolti i, i registri e che ci sia una, pro una procedura quindi di costruzione, realizzazione poi, e poi possibilità di accesso agli incentivi è uno strumento veramente molto interessante che effettivamente permetterà sicuramente di avere una, una, un maggiore accesso a, a questo strumento, perché oggi c'è il doppio problema, c'è un problema di carattere psicologico ne faceva riferimento proprio Emilio, eh, oggi si fa fatica ad accedere, eh, perché si fa fatica proprio a pensare di dover, di dover fare un'iscrizione con il GSE, quindi anche da questo punto di vista si suggerisce veramente di poter proprio alleggerire un pochino quelle che sono le pratiche amministrative da dove per compilare, per poter avere queste iscrizioni, che è veramente fondamentale che siano alleggerite, che siano meno, eh, direi, meno vessatorie. Ecco. Eh, questo è sicuramente fondamentale. Però il, il fatto di aver, tolto, di aver tolto i registri sicuramente sarà un, uno stimolo dal punto di vista psicologico a utilizzare questi strumenti. Poi aggiungo oggi per esempio il tempo che intercorre fra quando tu eh, pensi di poter realizzare un impianto, vai a costruire l'impianto perché lo devi prima iscrivere, poi devi aspettare che venga, venga messo a registro, poi devi organizzarti. Per oggi stiamo vedendo che tantissime aziende sta, stanno avendo delle sofferenze enormi per l'aumento costi di modelli economici finanziari fatti magari un anno fa. Ecco, questo crea, crea oggi in questo, in questo contesto storico particolare, con i prezzi che stanno schizzando, tanti operatori stanno andando in difficoltà. Quindi questo è, è assolutamente positivo. Eh, non ci sono elementi che fanno in questo momento... Fanno capire quale sarà l'approccio dal punto di vista degli incentivi. Quindi non possiamo dire se gli incentivi andranno bene o meno. Soprattutto per l'amianto, noi suggeriamo che, che se gli incentivi non dovessero cambiare siano almeno accompagnati delle mis da, da misure ehm, fiscali. diciamo fiscali che siano compatibili con gli incentivi stessi, soprattutto le detrazioni fiscali, altrimenti siamo sicuri che la norma non, non avrà ehm, di nuovo successo. Poi voglio, voglio ricollegarmi a quello che avevi detto tu del eh, per gli impianti sul tetto, sì. Però dobbiamo avere anche la consapevolezza che il tetto è un bene pregiato oggi. E quindi, se è un bene pregiato, io devo fare in modo che, che si possa costruire sul tetto. Quindi, gli strumenti devono essere, o devo dare tanti incentivi per poter realizzare sul tetto, perché è evidente che un terreno è più economico di un tetto, soprattutto se parliamo di un terreno, magari un'area agricola non idonea, no? allora è evidente che è molto più economica. Allora se io voglio far realizzare sul tetto devo dare più incentivi. Poi, quindi vuol dire che devo spendere di più. E, e poi c'è un altro aspetto che i tetti hanno delle problematiche. Io ci lavoro tutti i giorni, tanti miei colleghi ci lavorano in continuazione. I tetti hanno tutta una serie di problematiche che sono legate, per esempio, a ipoteche esistenti, problemi di carattere strutturale, magari rifacimenti delle coperture che devono andare in abbinamento con la realizzazione di un impianto. Perché se io faccio un impianto che deve durare 20-30 anni, è evidente che non lo posso fare su tetti che sono molto vecchi. E quindi, oltre all'installazione dell'impianto fotovoltaico e alla spesa. Di investimento per l'impianto, devo spesso abbinare una spesa di ristrutturazione. Quindi tutti questi aspetti fanno sì che poi la realizzazione degli impianti a tetto non è che sia proprio immediata e così semplice. E, e, e questo per, per dire che alla fine non si può immaginare che in dieci anni, 15 o il tempo che serva per raggiungere gli obiettivi si possano utilizzare esclusivamente le coperture. E, e di conseguenza certamente dare priorità alle coperture ma andare in abbinamento con gli impianti a terra. Questo è fondamentale. Fondamentale. Aggiungo cosa non positiva: noi ne parliamo sempre a livello associativo della necessità, se si vogliono realizzare gli impianti a tetto, anche di andare verso delle, delle imposizioni, quindi degli obblighi. Perché se tu non dai degli obblighi, è chiaro che poi c'è la libertà di, di avere una, una proprietà privata nella possibilità di utilizzare o meno questi tetti. Ebbene, a livello normativo di recepimento della Red 2 in realtà questi obblighi sembrano molto, molto leggeri perché scattano dal 2027 e in più sono simili a quelli eh, delle nuove costruzioni, quindi veramente molto molto modesti. In più non per tutti gli edifici, ma esclusivamente per uffici, eh, aree commerciali e eh, mh, se non mi sbaglio, ospedali. Allora è chiaro che se io invece voglio stimolare la realizzazione degli impianti a tetto, devo trovare degli strumenti che in un certo senso mi spingano a, a utilizzarli, anche arrivando a degli obblighi, magari correttamente remunerati. Ma arrivando a degli obblighi, ne abbiamo parlato tante volte, però nella normativa questa cosa non si vede, anzi è, è stata diciamo, di fatto trascurata. Allora, se io trascuro l'imposizione e quindi gli obblighi, voglio dare degli incentivi bassi perché non voglio spendere tanto, Poi però, però devo tener conto che ci sono tutta una serie di problematiche, allora so anche che la norma non sarà efficiente. E quindi è quello che è successo fino ad oggi. Allora mi auguro che per, per, per il futuro eh, misurino eh, correttamente quelli che sono gli incentivi da dare per far sì che poi ci sia sviluppo. Aggiungo, faccio un esempio, noi abbiamo sempre detto facciamo tanti parcheggi fotovoltaici, poi magari ci mettiamo anche le colonnine, magari ci mettiamo anche fast charge. Bene, ma se non mi danno un incentivo per, per, le colonne, per i parcheggi fotovoltaici dove io devo spendere molto di più che per fare un impianto su tetto, eh, io è evidente che non li avrò. e tanti è vero che nel DMFR fino ad oggi non ci sono stati parcheggi fotovoltaici. Quindi questo è un po' il quadro per, con um, e ombre. luci e ombre, esattamente. Sul, ecco, il tema obblighi, credo Prego. Se posso aggiungere un'ultima cosa è che ci potrebbe sicuramente essere uno stimolo perché poi quello che bisogna fare è andare verso la massimizzazione della potenza sui tetti, non la massimizzazione dell'autoconsumo. Quindi la cosa fondamentale è, è questo il principio. Noi fino ad oggi abbiamo ragionato su un concetto di massimizzazione dell'autoconsumo perché era premiato l'autoconsumo e quindi economicamente più conveniente fare degli impianti che non fossero grandi quanto la superficie del tetto ma adeguati ai consumi. È chiaro che l'arrivo delle comunità energetiche con l'estensione effettiva che ci sarà, cioè alla potenza di un megawatt alle aree che sono estese alle cabine primarie e non a quelle di media tensione, beh, questo potrebbe cambiare il contesto all'interno del quale si possono fare delle comunità energetiche anche di carattere industriale, che potrebbero andare nella direzione della massimizzazione. Ovviamente dobbiamo vedere poi concretamente come verranno normate in dettaglio le comunità energetiche perché questo avvenga, ma insomma lo speriamo. In merito a, al discorso del, dell'obbligo, comunque tema che ha appena toccato, ne mm, abbiamo parlato altre volte. Proprio, mm, io penso che sia corretto, noi pensiamo che sia corretto cominciare a pensare ai, alle coperture come degli spazi che, abbiano, che hanno una, un valore pubblico, un valore. Comune, no? e, e so, ancor più nel momento in cui va da sé che dove c'è una copertura che sia industriale, ma anche residenziale, eh, ci sono dei consumi. Quindi, come diceva prima eh, giustamente l'ingegner Galliani, ehm, le, le normative in sviluppo vanno nella direzione di pensare anche a livello di comunità energetiche ehm, a, a, dei, uh, a delle logiche. Di utilizzo eh, locale, perché quello è un vero auto, un autoconsumo, sebbene magari a qualche centinaio di metri, magari anche a qualche chilometro, però è davvero un, un autoconsumo reale, cioè l'elettrone corre davvero in quei fili e, e va nella rete di quella zona e va eh, nell'utenza della stessa zona. Certo è che eh, quando si parla di obbligo. Eh, Rientriamo ancora una volta nella politica, nel senso, niente da dire, perché diventa un tema delicato, obbligare qualcuno a fare qualcosa, no? Oggigiorno, insomma, eh, ne abbiamo, Beh, sì. abbiamo degli esempi. E magari, come sempre, bisogna anche giocare un po' sulle parole, da un lato, della, sulla terminologia. Eh, però io mh, vorrei aggiungere due cose. Una è informare che questo tema comincia comunque in alcune aree istituzionali a girare, a cioè il, il, a ci sono dei responsabili istituzionali che cominciano a parlare di eh, obbligo degli impianti sui tetti. Ehm, poi vabbè, la parola obbligo, poi vediamo quella che può diventare, però in questa logica, quella che abbiamo appena detto, e attenzione voglio chiarire subito un elemento che mh, per me può aiutare a vedere questo discorso in maniera molto positiva. Io concordo a 100% con quello che ha detto adesso Attilio, che l'obiettivo non deve essere quello di eh, dimensionare un impianto giusto giusto per l'autoconsumo sotto, ma visto tutto quello che abbiamo detto, metti più kilowatt possibili nello spazio che hai a disposizione perché lo userà prima di tutto chi sta sotto, ma poi sta tranquillo che grazie alle comunità potrà essere questa energia utilizzata realisti, realmente proprio. Nella, nella zona Beh, ma, anche perché poi diciamo statisticamente dove ci sono edifici ci sono spesso anche consumi appunto, esatto Quindi, a meno di casi eccezionali però la situazione è questa ma aggiungo che eh, va pensato a mio avviso questa evoluzione della normativa perché questo sarà il nuovo fronte ne sono certo eh, pensando al fatto che se è il proprietario dell'impianto a non fare, perché può, non, può decidere di non fare questo intervento per qualsiasi motivo, eh, comunque può essere un soggetto terzo che comunque lo realizza dando dei benefici a chi sta sotto. Quindi il proprietario di un immobile comunque può anche non preoccuparsi finanziariamente da tutti i punti di vista della realizzazione dell'impianto. Ma dando il tetto a un terzo, eh, chiaramente all'interno di regole precise, è giusto che lui abbia un beneficio. Cominciare dall'energia, penso naturale, pensare che potrà lui stesso utilizzare dall'impianto che, che, che viene fatto sulla propria copertura. Quindi ecco, questo è un tema per me importante, una nuova frontiera che vale la pena assolutamente affrontare proprio per velocizzare le realizzazioni. E proprio quelle sui tetti di cui tanti parlano. Poi rimangono tutta una serie di limiti che hai tu citato velocemente, che eh, sì. ci, ci lasciano dire che comunque parallelamente bisogna andare comunque sui terreni, sì, bisogna muoversi su tutti i fronti. Anche perché poi, eh, sempre in relazione a quelle che sono le potenzialità, sono usciti, sono usciti una serie di report, per esempio quello di, de, de, di Ispra è uno di questi, ecco. eh, mm. a cui. Tanti, in tanti stanno facendo riferimento perché dice che ci sono le disponibilità sufficienti sulle coperture per poter raggiungere i limiti, bene, però c'è da dire che, che sono dei, dei report totalmente teorici, non tengono conto di tutte queste limitazioni di cui abbiamo parlato. Allora se io ragiono in termini esclusivamente teorici, ma poi non, non mi scontro con quelle che sono le problematiche pratiche, poi non sto facendo della politica industriale vera. Quindi oggi si sa che per poter realizzare gli obiettivi che ci siamo posti non si può prescindere dalla realizzazione degli impianti a terra. E per, esatto, per correttezza preciso che noi abbiamo scritto a Ispra, che è il responsabile che ha seguito questo studio, che si è dimostrato subito estremamente disponibile ad affrontare il discorso e ci stiamo preparando proprio per eh, chiedere un incontro e, e trattare il tema andando molto nello specifico. Abbiamo già studiato eh, il, il report e, e ci si sta preparando proprio per un un incontro costruttivo assolutamente. Eh, io farei un passaggio, a, vorrei fare una domanda a Emilio Sani, ehm, molto anche questa concreta, di, sul, sul decreto semplificazione. Adesso mi spiace che magari per chi ci segue da casa non lo vede, ma per... vabbè, se sei, grazie Attilio, poi vi avvicinate e poi facciamo ancora un ultimo giro di, ta, di, di tavola, come si dice. Eh, Emilio, il, il decreto semplificazioni è, diciamo, è stato uh, convertito in legge a fine, fine luglio, se ricordo bene, e um, sono due i punti uh, che vorrei un attimino toccare. Uh, uno, um, per, utile magari per fare un po' di chiarezza, perché per chi magari lo guarda velocemente uh, può insomma, intendere che la um, la PAS eh, si, si applica fino ai 20 MW, no? all'inizio era 10 MW, è stato esteso a 20 MW. Vor, eh, vorrei che tu dessi magari qualche informazione in più su quelle che sono le, le, le differenze tra fare una, eh, un intersimplificato con la PAS fino a 10 piuttosto che ehm, eh, fino a 20. Cosa, cosa cambia tra i due livelli, tra le due soglie? Sì, la PAS è prevista fino a 20 MW in media tensione. Quindi eh, questo significa che eh, l'impianto in alta tensione normale sopra i 10 MW non va a pass. Eh, a pass potranno andare due impianti affiancati che vengono presentati come procedura autorizzativa, come un unico impianto. Però io devo dividere la pass con procedura ambientale e la pass senza procedura ambientale. Quando io sono sopra i 10 MW la pass dovrà sempre essere preceduta da una valutazione di impatto ambientale statale. Quindi prima devo fare una valutazione di impatto ambientale statale e poi faccio la pass. Quando sono sotto i 10 MW, se sono in aree considerate non potenzialmente inidone dalle linee guida, posso fare un'autocertificazione del fatto che non sono in quella tipologia di aree e in quel caso... Posso fare immediatamente la PAS senza necessità di procedura ambientale. Che sarebbe lo screening? Lo screening lo evito, esatto. perché ho fatto l'autocertificazione della mancanza di, eh, di, di potenziali cause di inidoneità, che sono quelle previste dalle linee guida. Quindi, una cosa è la PAS, che è il meccanismo autorizzativo generale, una cosa è il fatto che sia PAS. Con procedura ambientale o pass senza procedura ambientale. Sopra i 10 MW avrò sempre la pass con procedura ambientale, via statale, e comunque per fare la pass devo avere due impianti in media affiancati, perché se no vado in alta tensione. Sotto i 10 MW, se posso fare l'autodichiarazione riguardo al fatto che non sono in un'area potenzialmente inidonea. Posso fare la PAS evitando di fare la procedura ambientale prima. Vabbè, poi è, sì, adesso è così. C'è cioè, sempre... un'altra cosa da dire? Cioè, che a fianco all'approvazione della norma sulla PAS, che è quella di cui ho parlato adesso, è entrato di soppiatto un emendamento che invece stabilisce che nelle aree industriali fino a 10 MW. Tu cur si può andare senza screening. Quindi secondo me questa norma che è venuta successivamente prevale sulla norma sull'autodichiarazione e quindi ci sono gli estremi se sei non nelle aree di cave e di scarica ma nelle, nelle aree industriali di uno per andare comunque a evitare la procedura ambientale anche... Senza bisogno di fare l'autocertificazione perché questa norma è sopravvenuta nel frattempo. Comunque certamente c'è un problema di coordinamento perché i due emendamenti sono stati approvati insieme e sono andati a regolare la stessa cosa, insomma, ecco, quindi c'è questo tema. Grazie. Un altro punto. Sempre nel DL semplificazioni, ricordo che era stato recepito anche un, un tema, un, una richiesta, a uh, nostra, magari anche di altri, riguardo a un limite temporale ai controlli eh, del GSE per gli impianti incentivati. Ci puoi dire ora qual è la situazione? Eh, visto, vabbè, passato qualche mese, eh, sta funzionando, è tutto chiaro. Ehm, Ma cosa su questo eh, io dico la mia esperienza, poi Germana anche ha un'esperienza ampia e quindi faccio intervenire anche lei. La norma non è attuata, cioè il GSE, perché? Il, perché il GSE eh, dice che eh, comunque prevale l'interesse pubblico a toglierti, a toglierti gli incentivi anche. Eh e comunque e quindi alla fine le, questa norma è sostanzialmente disapplicata. Quindi il gestè fa di tutto perché questa norma non si applichi e io penso che veramente di casi in cui si sia riusciti a farla applicare di fatto non ce ne sono, perché io non ne ho visti. Poi anche Germana ha una notevole esperienza in questo e quindi no. il suo contributo sicuramente è utile. Facciamo salire un attimino? Così può essere inquadrata. Riesci puoi passare, Scusa. poi torniamo. No, eh, confermo pienamente quello che. Mettiti in Ah, cazzo. Sì. Oh. Allora facciamo le domande dopo questo. <ride> no, confermo pienamente quello che dice l'Avvocato Sani. Eh, noi, almeno io e, e ne ho tante distanze fatte, eh, non ho avuto mai un accoglimento. Eh, adesso c'è un caso eh, dove il GSE non sa che pesci pigliare perché è un caso in cui eh, di un secondo conto energia dove non era stata fatta la voltura. Eh, ma del resto era padre figlia, cioè praticamente il padre ha ottenuto tutte le autorizzazioni, ha fatto il contratto di appalto, ha fatto l'impianto, poi è successo che è morto eh, durante eh, la costruzione dell'impianto, l'impianto è entrato in esercizio e chi ha beneficiato degli incentivi, perché poi la domanda l'ha fatta la figlia degli incentivi, senza fare la voltura dell'autorizzazione unica. Quindi eh, poi dopo, eh, evidentemente, questa ragazza nel parlare con degli amici che avevano impianti fotovoltaici, eh, gli ha fatto vedere la pratica e questo qua gli ha detto guarda che ti manca la voltura, lei ha fatto la voltura. Eh, quindi cinque anni dopo ha fatto la voltura e poi non ha detto più niente, eccetera. Dopo altri cinque anni, stiamo parlando del 2010, oggi siamo nel 2021, è uscito il GSE a fare un controllo e ha trovato che non c'era la voltura. E quindi che cosa ha fatto? Ha dichiarato la decadenza, cioè non, neanche dice no, ma per i cinque anni ti tolgo gli incentivi. Decadenza perché, secondo il GSE, quando ha presentato la domanda, non aveva titolo di presentare la domanda. Yeah. <laughs> Quindi noi chiaramente abbiamo impugnato, abbiamo detto un sacco di cose, no, Bibibo, è colpa tua perché tu hai ricevuto la documentazione, tu hai ricevuto un'istanza della figlia con l'autorizzazione intestata al padre perché non ti sei svegliato, caro GSE, io non ti ho detto le bugie, io ti ho dato i documenti, te mi hai dato l'incentivo, adesso non mi puoi dichiarare la decadenza perché io non ti ho mentito, tu sapevi tutto. Sì, sì. E se tu mi avessi detto alt... Ci vuole la voltura, io l'avrei fatta e quindi è colpa tua e non è colpa Beh. mia. Allora, qui siamo poi con un'istanza di riesame che ancora oggi non è riscontrata. Okay? Quindi, e, e abbiamo l'udienza adesso a ottobre. Non sanno che pesci pigliare. E questo è un caso, francamente, dove non mi puoi dire nulla. Certo. Eh, 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 figure, cioè. Altri casi si inventano le false dichiarazioni, anche su meri calcoli, eh, eh, questioni veramente di errori materiali. Errore materiale, falsa dichiarazione. Ma se io ti avessi messo il numero giusto, tu l'incentivo me l'avresti dato. Quindi allora questo errore è un errore innocuo. Sì, sì, sì. E quindi no, falsa dichiarazione, rigetto della domanda di riesame. Spero che eh, qualcuno ai vertici del GSE ci stia seguendo o del Ministero che dia le indicazioni al GSE di eh, cambiare rotta almeno su questi temi, su questi approcci. Eh. Noi abbiamo un ottimo Perché, rapporto cioè, col GSE su collaborazione su mille fronti, però eh, crediamo insomma questi argomenti e da tanti anni che li solleviamo è uno stile, un approccio che riteniamo assolutamente sbagliato. Eh, il GSE dovrebbe aiutare a sviluppare. Il settore, a supportarlo e a, sì, e, e a far sì che le proprie persone, assolutamente valide e competenti, dedichino il loro tempo più magari a, al futuro che andare a passare le ore a cercare di come togliere gli incentivi a, a, a qualcuno. Se non lo fanno loro, lo fanno gli studi legali dedicati, però, anche questo io ritengo che sia un un non corretto utilizzo dei soldi pubblici, se mi posso permettere in maniera molto eh, schietta. Ora c'è una nuova eh, direzione, un nuovo, nuovo amministratore, e ci auguriamo tutti che questo, eh, queste situazioni cambino e abbia, abbiano anche coraggio di fermarsi e dire ok stop, basta, cioè ci sono indicazioni, certe cause non le portiamo più avanti si stanno sprecando soldi pubblici facendo danni a famiglie ed aziende questi sono dei casi reali magari sarà lo 0,x non ci interessa ce ne basta uno che per noi è già troppo quando si hanno questi atteggiamenti poi per carità tanti altri casi sono, eh, si sono anche diciamo un po lo dobbiamo dire a onore del vero ehm, diciamo Aggiustati, eh, come dire, corretti negli approcci. Eh, non voglio anche qui fare di tutta l'erba un fascio, però ci sono ancora diversi casi pendenti che crediamo meritino una soluzione transian e basta. Guardiamo avanti: bisogna avere il coraggio di, eh, di ammettere anche che certi approcci non erano eh, corretti. Sì, se posso aggiungere sì. qualcosa, devo dire che anche eh, tutto questo sistema è. Eh, innovativo, sanzionatorio che è stato introdotto proprio dal, eh, dal DL Semplificazioni e che effettivamente ha una portata importante eh, perché evita quantomeno, almeno noi così l'avevamo capita la norma, che eh, il GSE potesse richiedere la restituzione degli incentivi. Già questo sarebbe eh, francamente eh, un risultato. Eh, a fronte, per carità, ci possono essere stati degli errori, indubitabile, però eh, francamente, se la norma dice che le restituzioni non devono essere fatte, non si capisce perché invece il GSE persiste a chiederti la restituzione di tutti gli incentivi eh. e rifiuta l'applicazione di una norma che a nostro avviso è chiarissima sul punto: quindi, che non, ha, non può avere eh, la restituzione delle somme, eh. può al più eh, non darti più nulla. Che già comunque mi sembra una sanzione abbastanza eh, <ride> fortissima, e poi dire... si è dimenticato del decreto ministeriale, eh, eh. quello sulla decurtazione. Mm. Eh, Dov'è sto decreto? Il decreto controlli sarà eh. il famoso decreto controlli che ci fa un po' paura, devo dire. Ah, la Ah, sì? Eh, <ride> sì, perché bisogna vedere poi come esce, poi questo I, lo chiediamo... il, il problema è che quello che se era circolata come idea di decreto controlli cioè, eh, di esatto. fatto era un, cioè, una situazione è che, è che, non... che andava a consolidare tutta una serie di prassi che eh, non si ritengono adeguate rispetto noi. alla. A, 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 diciamo, all'incentivo a partecipare agli incentivi appunto ecco. quindi se deve essere decreto controlli è perché dà una, uno stimolo alla semplificazione alla regolarizzazione non perché va a, a, a sanzionare e sancire la decadenza totale e tutte queste cose Sottolineo nuovamente quello che ho detto prima, anche in questo caso noi lo abbiamo nella comunicazione che stiamo per mandare al Ministero, l'abbiamo inserito, chiediamo che venga mostrato pubblicamente il decreto prima di, eh, di, 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 di approvarlo. Ripeto, ancora una volta, io ho questa concezione, perdonatemi, su questo sono eh, super convinto, cioè lo Stato è a servizio dei cittadini, quindi anche chi fa le leggi. Poi è lui che ha la, la sua responsabilità, deciderà lui alla fine. Però un tavolo vero, non di magari 20 minuti intorno a un tavolo in cui riusciamo a dire a malapena tre cose, un tavolo vero di discussione puntuale di queste leggi, e questo vale per tutto, per il, il, un rinnovo di un super bonus, deve, io lo pretendo, deve essere fatto. Se no, si fanno errori e, e non si fa un, un buon servizio allo Stato, che è l'obiettivo principale di queste istituzioni. Quindi noi chiediamo che il decreto controlli venga reso pubblico come bozza prima, di, prima che venga approvato e magari si faccia un incontro sereno intorno a un tavolo. Dedicando almeno un paio d'ore, scusate perché questi aspetti sono importanti, in cui ognuno eh, dica la propria, noi per la nostra, poi ci sarà qualcun altro che verrà invitato, però sono aspetti molto, in, molto importanti. Eh, per chiudere, poi facciamo un giro di, di domande eh, tra, i partici, tra i presenti. Mm, questi temi non sono mm, questi argomenti che stiamo trattando anche sul discorso del ruolo del GSE, eh, non sono fuori tema con, con l'argomento mm, che stiamo trattando. Abbiamo parlato molto di DMFR, eh, è giusto che si sappia che uno dei motivi per cui, eh, non in tantissimi, diciamo, mm, sono così. Eh, sereni nel, eh, nel presentare le domande del DM, al DMFR, non è solamente il discorso delle autorizzazioni, sicuramente molto importante. Però vi assicuriamo, da operatori parlando con tanti soggetti interessati a fare solare c'è paura. C'è paura che, eh, rientrando nelle logiche dei controlli, dei documenti, sbagliato la virgola, sbagliato. La virgola, mh, succede qualcosa, magari tra ex anni vengono qui, c'è ancora una virgola, perché quando c'è troppa burocrazia, poi l'errore venale ci può sempre, può sempre capitare. Noi, attenzione, non è che non vogliamo regole. Sia chiaro, le regole ci devono essere, perché se cioè, no, ci dicono che siamo dei pirati che. Eh, no, devono essere regole di buon senso. Noi chiediamo la parola magica per me è il buon senso, la ragionevolezza. Esatto. Cioè siamo l'unico un paese, credo, in Europa che quando cambio un pannello, un numero di serie, di matricola, devo comunicare e poi se non tornano, ho 5.488 moduli, Dio o tre non mi tornano, cosa sarà? Ma non è questo il lavoro che va fatto, forse qui va fatto proprio un reset di approccio mentale a, a, a questi discorsi. Noi dobbiamo fare energia pulita, poi i soldi devono essere usati bene, se c'è qualche scorrettezza va punita, ma la scorrettezza deve essere... Penale, ecco, non eh, davvero, davvero così di, di, di vizio di forma. Posso aggiungere solo una cosa. Grazie. Eh, aggiungo solo una cosa proprio sul ruolo del GSE e sul beneficio barra costo del GSE. Abbiamo fatto delle simulazioni ancora e penso che ormai siano pubbliche, fatte un po' da tutti, sul, sull'impatto sull'LCOI del fotovoltaico, della redditività o del, del remunerazione del capitale investito. Se si va sopra un 6-7% su un'ipotesi a 30 anni, la maggioranza dell'LCOI diventa la remunerazione del capitale, non né il costo di realizzazione né il costo di gestione, ma la remunerazione del capitale pesa per più del 50% dell'LCOI. Avere un GSE col fucile puntato, adesso scusatemi il termine, ma non collaborativo, mettiamola così, cosa, cosa induce? Unduce a costi iniziali ovviamente molto più alti per effetto di due diligence e di costi, ma poi induce anche le banche o meglio gli istituti finanziari ad aumentare i tassi perché c'è una rischiosità più alta e lo stesso investitore che sa che è l'ultimo, che se qualcosa, se qualcosa va male è l'ultimo che prenderà i soldi, ad aumentare ulteriormente la sua, la sua percentuale di redditività attesa. Quindi se andiamo sopra il 6-7% di eh, costo medio ponderato del capitale investito, più del 50% del COI è derivante da questo impatto. Se sappiamo che abbiamo un GSE che invece ha un approccio positivo, se sappiamo che abbiamo una procedura chiara e che dove qualcuno commette un'infrazione Penale o di altra natura viene punito, ma dove invece sono errori marginali, c'è una sanzione, le banche, gli imprenditori non si aspettano una redditività del 10% dell'imprenditore e la banca ti mette un punto o due punti in più di spread. Tutto questo cosa determina? Bollette più basse per tutti gli italiani. Ecco, in un momento in cui le bollette sono a 130-140 euro megawattora, il poter dire che la, 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 la base d'asta invece di 65 magari scende a 55 o 45, eh, eh, insomma, eh, sono numeri, sono numeri. Su 50 giga da fare, se l'ottica lo, è dire devo andare su strumenti di incentivazione, allora veramente un controllo in più o è questo clima mi crea più beneficio oppure a livello sulle bollette... Recupero più soldi se do una mano a fare certo. le cose fatte bene. Sia chiaro. Uh, non scusa, so scusa bollette, bollette più basse, come diceva prima Emilio: nella, nello schema di Contract, for a differenza due vie, potenzialmente delle entrate più alte per lo Stato. Sì, perché, uh. Esatto, volevo solo precisare, no, perché non si, non si scriva: eh, Italia Solare attacca il GSE, cioè noi abbiamo ottimi rapporti con tante persone del GSE che sono estremamente collaborative, però è chiaro che ci sono ancora, diciamo, dei. dei eh, delle questioni aperte molto delicate, chiamiamoli pure nervi scoperti, anzi che se ne aprono pure di nuovi, perché quello che avete appena detto eh, sulla disapplicabilità, diciamo, insomma, di applicazione di una legge dello Stato con un approccio davvero che poi finirà, ancora, finisce ancora una volta: Tribunale, eh, Consiglio di Stato, eccetera. Mh, per carità Gesè dirà ma noi pensiamo di avere ragione se si muovono in questo modo. Però mh, a noi sembra proprio l'approccio sbagliato, ecco, non è quello di cercare di non spenderli e cercare di trattenere il più possibile. Quelli sono fondi che sono stati promessi e dati a persone che hanno fatto un lavoro per lo Stato, perché lo Stato deve raggiungere degli obiettivi, non dimentichiamoci, viene delegato al privato la realizzazione degli impianti per poter... Raggiungere degli obiettivi. Se siamo arrivati dove siamo arrivati è grazie proprio a questo, a delle persone che comunque si sono impegnate chiaramente dietro un ritorno che vedevano. Quindi speriamo ecco, che ci ascoltino e, e qualcosa succeda. Ci sono delle eh, domande? Prego, poi grazie Francesco per eh, poi, è lì, è lì, poi. Ah, c'è da fare la, la prassi anticovid spray sul, lo sentiremo. No, prima pff, si è sentito. <ride> Grazie. E intanto qualcuno pure se vuole pensare a una, a una domanda. Adesso, tre, sì dai, adesso abbiamo iniziato con un quarto d'ora circa di ritardo, se eh, compensiamo penso non sia un problema. Magari cerchiamo un po' di toccare i temi. Sì, buonasera a tutti. Sono... Aree di lavoro, Pronto. Prego. È acceso. Dire sì. il nome. Sì, sono Alessandro Marsilio di Diego Energy e avrei due domande molto rapide, una da Tilio e l'altra a Riccardo. Allora comincio da Riccardo. Sul tema del capacity market, non perché ci siamo particolarmente affezionati, ma perché potrebbe comportare un'implementazione un importante delle, dello storage, mi chiedevo se, eh, visto che comunque ce lo giochi, ci giochiamo i prossimi due anni, se non va questa quest'asta qui per lo storage, a favore dello storage ci mangiamo due anni, perché riguarda dal 24 in poi. Vedi una eh, de, delle, delle trappole. Eh, o dei bocconcini avvelenati all'interno del regolamento tale per cui per esempio si, dà, si, si fa partecipare alle aste solo chi ha già gli impianti autorizzati ovvero gas o, o invece vedi delle, delle, delle motivazioni che potrebbero indurre gli investitori a, ehm, a rischiare anche perché sappiamo che il capacity è, la prima, è nei mercati maturi è, è una parte diciamo come abbiamo visto in Inghilterra prima c'è il capacity poi si aggiungono altri servizi successivi però partire da da un floor potrebbe essere importante. Quindi questa è la prima domanda. Faccio poi ad Attilio così poi la, eh, magari concludete, concludete voi due. La seconda è appunto ad Atilio è sul lato delle comunità energetiche. Prima dell'uscita del, del decreto, la bozza di decreto legislativo del 5 di agosto, si vociferava da più parti che il limite superiore della potenza sarebbe stata 6 megawatt. Ora, questo crollo a un megawatt. A me sembra ridicolo, nel senso che un megawatt chi se ne frega, cioè, nel senso, un impianto industriale su tetto, eh, secondo me, se ce ne stanno 800 kilowatt, non ne farà mai un megawatt solo per fare un'altra comunità energetica, aggiungere 200 kilowatt per fare la comunità energetica, che comunque ha dei costi, delle autorizzazioni, delle, una, una procedura per convincere, per raccogliere eh, i soggetti partecipanti alle comunità. Quindi, secondo me, a mio avviso, io spero che sia solo una norma transitoria, che si arrivi davvero ai 6 megawatt non vorrei che fosse un modo per dire, vabbè, se volete giocare con le comunità energetiche, vi faccio giocare con le comunità energetiche, un megawatt te lo do, però di fatto non, non, non cambi nulla, a meno che non si considerino quelle delle cooperative, i borghi più belli d'Italia, cose di questo tipo, e si sta parlando di roba più residenziale, ma a livello industriale secondo me non impatta. Grazie. Gra grazie per la domanda, ma allora... Eh, intanto, quello che, che dicevo prima, eh, la, già la questione del rating secondo me eh, manifesta un'apertura e un'intenzione di andare in una direzione precisa, che è quella di non escludere perlomeno eh, come era successo eh, nel, nelle prime due aste, quindi eh, nelle prime due aste, la, la partecipazione, anzi, diciamo il. il, il, il il di vittoria del, di, di aggiudicazione dei, degli accumuli è stato uh, completamente marginale e, e questo mh, in qualche modo uh, indirettamente dice uh, no? uh, come dovrebbero essere quegli accumuli per uh, garantire eh, almeno in parte il grado di adeguatezza che eh, Terna sta cercando, quindi eh, io vedo che ci sono delle, delle aperture. Di sicuro eh, anche internamente stiamo, stiamo lavorando per eh, capire, perché poi eh, i dettagli sono, eh, sono decisivi, il tema autorizzativo lo, lo, lo è stato. Tra l'altro no, non solo per le rinnovabili, ma anche eh, per, per, per quanto ci eh, per quanto mi, mi risulta. Anche per, per i cicli combinati, eh, insomma, le, i limiti autorizzativi delle tempistiche eh, sono stati un problema, sono, sono un tema eh, importante. Quindi mh, sembra che eh, la direzione intrapresa sia, sia corretta. Eh, certo è che oltre agli accumuli, insomma, anche rinnovabile domanda, eh, dovrebbero poter avere una, uno spazio eh, più, più elevato. Speriamo che questa direzione sia, eh, si continui in questa direzione. Dice qualcosa, poi Tilio risponde. Dico... Sì, sì, risponde a tiro poi dico io una cosa. E, allora, per quanto riguarda il discorso delle comunità energetiche, vediamo il bicchiere mezzo pieno, così almeno. E, nel senso che in, in realtà, ovviamente, l'aumento dalla cabina di media tensione a quella di, di, di alta tensione, quindi a quella primaria aumenta enormemente il raggio d'azione delle comunità energetiche. E la limitazione al megawatt è una limitazione di singolo impianto quindi questa è una limitazione che poi magari vorrei infatti mi ero avvicinato all'avvocato Sani proprio a Emilio perché vorrei che spiegasse meglio lui perché deriva da aspetti di, di normativa comunitaria però essenzialmente quello che ritengo io è che con queste due anche se c'è questa limitazione le potenzialità effettive di sviluppo nel momento in cui si parla di, appunto, di singolo impianto e quindi non nel complesso di quella che è la potenza complessiva delle comunità e ritengo che ci possano essere delle oggettive potenzialità di sviluppo. Dovremo vedere poi quelle che sono poi le norme di dettaglio che definiranno gli incentivi e quindi tutti gli aspetti che poi ne renderanno la reale applicabilità. Però magari Emilio se puoi chiarire sì. questo aspetto del Megavac. No, spiego rapidamente. Il tema è che gli incentivi alle comunità di energia rinnovabile sono accesso diretto e per la normativa sulle linee guida degli aiuti di Stato praticamente sopra il megawatt non puoi andare ad accesso diretto, cioè devi fare una procedura d'asta. Quindi eh, si sarebbe, per andare oltre il megawatt si sarebbe dovuta fare un doppio regime come per gli incentivi normali sull'accesso diretto e le aste, quindi per ora si è tenuto così, poi non so se per il futuro si farà un, una cosa del genere eh, oppure... Eh, il, il, il discorso rimane necessariamente così per via delle linee guide sugli aiuti di Stato. Grazie. Un'altra domanda? Uh, uguale. Luca Morganti. Grazie, la domanda è per gli avvocati. Si eh, eh, sì, Luca Morganti Solar Investment. Ecco. Eh, in merito alla semplificazione del decreto di maggio che adesso prevede la via nazionale. Questa è un, diciamo, una speranza per superare quei vincoli delle regioni, penso alla Basilicata, penso all'Emilia Romagna con la regola del 10% che ancora hanno queste forme di vincolo forte, oppure il fatto di andare in via nazionale di fatto terrà conto di queste norme regionali? Vuoi no, rispondere eh, tu? Allora, eh, è chiaro che... Eh, le norme eh, si applicano tutte, quindi a prescindere da chi le ha emanate. Eh, tra l'altro, eh, la via nazionale ehm, dipende come è, com è fatto il procedimento. Eh, perché eh, chiaramente, eh, se effettivamente c'è un impianto che è soggetto a semplificazione, quindi via nazionale poi pass, questo è questo il caso. Un, ecco. Quindi è possibile che eh, la via eh, venga superata e poi l'autorizzazione unica per qualche ragione appunto dello strumento urbanistico eh, in qualche modo si blocchi, però è, sarebbe illegittimo eh, a mio avviso, cioè adesso eh, per carità... Allora, in generale le norme troveranno applicazione, quindi il comune dirà no, fermi tutti, qui c'è un vincolo, piuttosto che eh, qualche altro ente eh, cercherà di eh, applicare quel vincolo eh, durante il procedimento. Eh, poi è chiaro che è un vincolo che non si, non si potrebbe applicare, ecco, cioè, eh, non sarebbe legittimo applicarlo, però... Ehm, <ride> E qualcuno glielo può opporre, questo senz'altro, cioè non è che lei va liscio, almeno eh, così è l'esperienza. Poi eh, è chiaro che è un vincolo che a mio avviso non dovrebbe applicarsi in questi specifici casi, perché altrimenti eh, di nuovo la norma nazionale, i principi stabiliti a livello nazionale vengono... Eh, derogati da norme regionali e locali e non c'è la competenza a farlo. È un problema di competenze legislative. C'è una competenza legislativa concorrente, come ho detto, quindi le regioni e gli enti locali non possono non applicare quei principi. Quindi se il principio è quello di essere in un'area industriale e di avere una semplificazione per cui si va in deroga, si, si, è chiaro che quelle norme non, non potrebbero più trovare davvero applicazione, però eh, <ride> c'è sempre il solito tema interpretativo per cui qualcuno lo, ha, lo interpreta in un modo, fin tanto che non c'è qualcuno che fissa una regola chiara. Cosa che in questo momento eh, chiaramente non c'è. <ride> Grazie. C'era un'altra domanda, muro di Refil. Eh, io avevo sempre una domanda per, per i legali. Per quanto riguarda diciamo, il tema sempre della pianificazione paesaggistica, diciamo che eh, volevo avere un po' il, il confronto con voi sul discorso della variante perché. Premesso che eh, la normativa prevede che nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica la medesima costituisca variante allo strumento dove ciò occorra, spesso ci eh, misuriamo effettivamente con degli enti che ci chiedono di fare la variante prima, come se fosse una sorta di condizione di procedibilità. Ad esempio, Mm, ma è capitato, capita in Lombardia, capita veramente spesso, e quindi diventa veramente un problema questo, eh, perché di fatto loro non rispettano ovviamente quella che poi è la normativa nazionale. Il problema è che poi la provincia, eventualmente procedente ai fini dell'autorizzazione unica, non, cioè veramente, non ci fa andare avanti. Quindi non capisco bene alla fine questo procedimento di variante quando deve essere fatto, quale sia a livello, cioè quel percorso corretto. No, deve essere fatto durante il procedimento unico in conferenza di servizi, quindi il Comune rilascia il proprio parere, eh, e, e, e solitamente dovrebbe farlo con eh, una delibera a monte, però rilascia il proprio parere e conferma che... Eh, parere favorevole quindi eh, approva sostanzialmente la variante allo strumento urbanistico eventualmente potrebbe addirittura dico io essere fatto successivamente con una delibera di consiglio comunale cioè eventualmente, ma sicuramente nel procedimento unico in conferenza di servizi con il parere favorevole. Noi abbiamo eh, recentemente, anche il TAR ci ha dato ragione su questo, in particolare in Sardegna, dove eh, l'impianto eh, era stato collocato eh, in un'area eh, un agricola. E eh, dove era vietato sostanzialmente installare impianti fotovoltaici, e, e quindi poi abbiamo ottenuto eh, una sentenza favorevole che ha proprio eh, confermato la possibilità di fare la variante urbanistica in sede di eh, conferenza di servizi. Quindi eh, è stato confermato anche dal, dal Tar Sardegna in questo caso. Lì eravamo addirittura in una fascia di rispetto di una strada provinciale dove eh, chiaramente anche l'ANAS aveva dato parere negativo perché sosteneva che eh, c'era un divieto assoluto di installazione di impianti in quella zona. E, e noi abbiamo dimostrato che quello era un impianto tecnologico, che il divieto non si applicava agli impianti fotovoltaici e che anzi eh, bisognava provare anche una variante urbanistica. <ride> e il giudice ci ha dato ragione. È una sentenza del Tar Cagliari Capito, recentissima, tra l'altro, recente di qualche mese fa. Eh, non si sente. Sì, però voglio dire, nel momento in cui il comune dà. Eh, ma eh, che variante è, scusi? Cioè, è una Beh. variante di che genere? E cioè, Proprio nel, sì, sinteticamente perché dobbiamo andare in chiusura. No, no, eh, cioè, no praticamente no. passava da un'area, eh, cioè, mi pare che fosse appunto produttiva. Anzi, un'area diciamo dove aveva uno standard eh, tipo verde pubblico eh, che poi ah. dovesse diventare appunto produttiva per poter poi eh, inserire l'impianto. Questo era il discorso quindi cioè non siamo comunque in un'area particolarmente complessa, però non, non lo fanno fare perché la, la programmazione... Ma il, il Comune ha dato parere favorevole o parere negativo? Il Comune aveva dato parere favorevole e poi però dopo se l'è rimangiata perché a un certo punto la provincia non era d'accordo e quindi c'era tutto il discorso di, dove, cioè di quale fosse la sede nella quale fare... La sede farlo. è la conferenza di servizi... Eh, poi dopo si può eh, vedere se prima di rilasciare l'autorizzazione unica eh, è necessaria una delibera di consiglio. Ok, va bene, grazie. Io, vista l'ora, direi di, eh, di terminare e ringrazio eh, i relatori, i partecipanti alla tavola rotonda, ma in primis tutti voi che ci avete seguito qui fisicamente e molti di più, eravamo più di 200 da, in remoto, eh, grazie, ci vediamo alla prossima, che se non erro sarà il 19 ottobre, se ricordo bene la data, un'altra Smart Conference sui, sullo storage, argomento molto attuale, quindi interremo in diversi tecnicismi, eh, con gli esperti di Italia Solare non solo, e, e niente, quindi grazie ancora, ci tiriamo aggiornati online, grazie a tutti.